Buonasang, buonasera. Sì, sì, sì. Buonasera, buonasera a tutti. Eccoci, eccoci. Buonasera. Buonasera, buonasera. Presentaci. Allora, ragazzi, innanzitutto come state? Tutto a posto? Tutto ok? Spero... Sì. Beh, un po' così, diciamo, un po' così. Do un attimo, sto prendendo dal pozzo. Vabbè, dai, io... Booking. Stavo prenotando su Booking un pozzo di Lazzaro per la settimana prossima. Che... no, pare che è finiti. Infatti, la vostra storia è finita. Full. Il direttore è uno che si incazza pure. Sì, poi se velera proprio quando li finisci. Che dire, allora, questa sera, innanzitutto saluto Mattia che come sempre ormai fa parte della family. Io ormai... Grazie. Ormai è di casa, quindi onorato. Grazie onorato. Mille infinitamente a me. E niente, stasera parliamo di un'opera che, come dicevamo anche dietro le quinte, ha dato poi il via a tante cose che attualmente la run principale di Batman, che è da, diciamo, da quasi 18 anni a sta parte, si porta appresso. Perché questa cosa, io l'ho sempre vista, questa storia di Jeff Loeb e Jim Lee, l'ho sempre vista come una storia che fa d'accordo tra il vecchio e il nuovo, e soprattutto sarebbe una trasposizione cinematografica, secondo me, molto bella da vedere su schermo, perché è molto impostata come, sì, come a livello proprio, a livello grafico, a livello narrativo, è impostata molto come se fosse un film, molto cinematografico, effettivamente è molto cinematografico. Gli stacchi, piccoli grafica. Flashback. E secondo me Jeff Loeb, esatto, si è divertito. Sicuramente è più leggero rispetto alle opere precedenti che aveva fatto con Il Lungo Halloween e tutta quella serie di storie insieme a Tim Sale, quello è indubbio. Però è pure vero che, come dicevo anche prima fuori onda, è una storia che io tutte le volte che la rileggo a me diverte da impazzire, e soprattutto è piacevole per gli occhi, perché c'è un Jim Lee che ancora doveva impazzire a livello grafico, diciamo, è l'apice a livello artistico di Jim Lee, soprattutto non tanto con gli ultimi due spillati, mettiamola così, okay, con gli ultimi 2/3, capito, ma quando il terzo capitolo raggiunge apici grafici che molto probabilmente fino ad allora non aveva raggiunto. E parliamo di una storia del 2000, una storia che io conobbi all'epoca, appunto nel 2005, sull'allora Batman Magazine, che era un magazine, una rivista contenitore, dove dentro ci stava Ash che faceva da traino per tutte le altre storie che stavano all'interno, tra cui anche tipo spin-off su una delle figlie di Rachel Ghul, su addirittura spoiler, una di quelle che è stata tra le altre cose un Robin de Batman, l'unica ragazza Robin, diciamo, della della Bat Family, la ragazza con i capelli biondi, per chi se lo stesse chiedendo. E c'era tutta questa sorta di situazione che a me piaceva molto, perché da bambino imberbe, quindi da 13/14 anni, io quel volume, quello spillato del Batman Magazine 1 l'ho letteralmente consumato, anche perché dava modo di scoprire effettivamente come Batman gestiva i propri gadget, come riusciva a fare determinate cose. C'era tutta una sorta di dietro le quinte, di schede personaggio che completavano, diciamo, tutto quanto. Bravo, bravissimo. E questo a me mi è sempre piaciuto, perché poi si rivede sulla storia. Cioè, Jeff Loeb si vede che si è divertito a scriverla sta storia, soprattutto nella prima metà, dove fa vedere il Batman che tutti noi conosciamo, quindi risoluto, lucido, pazzoide a livello mentale, ok? Perché overthinking ogni 3x2.
E soprattutto ti coglie alla sprovvista, poi lo andremo a vedere, con alcuni comportamenti un po' più umani che uno da Batman non si aspetta. O meglio, se li aspetta, ma molto più trattenuti, diciamo, molto più circoscritti, ecco. E sta cosa invece è carina, perché effettivamente, dopo tutto, a me questo tipo di Batman qua piace molto, perché comunque un minimo d'umanità ce l'ha, a differenza ad esempio del Batman che verrà successivamente, parlo quello non di Morrison, che per me rimane ancora la run migliore in assoluto di Batman, quindi con l'introduzione di Damian sempre nel 2005 fino ad arrivare alla risoluzione finale col viaggio dell'antivita del Batman, no? Chi più ne ha più ne metta, lì Morrison proprio a palla di fuoco. Parlo del Batman di Snyder, che diventa quasi un supereroe, il Batman di Snyder, non regista, sceneggiatore, perché raggiunge limiti umani che solo uno come Batman può raggiungere, ma va anche oltre. Sta cosa a me mi è piaciuta, ma fino a un certo punto, perché mentre Loeb, che possa o non possa piacere, comunque arriva da punto A a punto B, c'ha una conclusione, ok? Snyder spesso e volentieri ti mette tanta carne sul fuoco per poi ridursi a quasi un nulla di fatto, e questo un po' perde anche di concezione del Batman, di concretezza del Batman. Questo invece Loeb lo sa fa bene, perché lo sa fa bene, anche perché si è visto nelle precedenti storie, e questa ne è la conferma. Quindi non mi ricordo se dopo Ash Loeb abbia scritto più qualcos'altro di Batman, ma non mi pare, perché poi mi pare è passato direttamente alla Marvel, se non erro, dopo Ash. Quindi ha fatto Ultimatum, che a me, io da amante dell'Ultimate Universe, Ultimatum mi trovavo sta cozzaglia di roba per le mani, ho detto, ma perché tutta sta roba? Vabbè, lì però ci sta fattori personali di Loeb che purtroppo hanno inficiato sicuramente sul suo lavoro. Lui stesso lo ammise all'epoca, se non erro per la morte del figlio. Quindi insomma è stata una cosa, cioè l'ha cambiato parecchio, e niente. Quindi io, la mia introduzione, diciamo, l'introduzione l'ho fatta, non so, ditemi voi cosa pensate, iniziando da questa volta Mattia, perché sono curioso di sapere, Mattia, cosa ne pensa di quest'opera, visto che l'ha recuperata tramite la nuova edizione. Allora, vabbè, intanto già che la butti lì, nuova edizione, sì, io personalmente ci ho trovato più pregi che difetti. Se vogliamo, sì, c'è un po' la menata che le storie come Ash appunto sono divise in due, ma chi se ne frega, è che la costina del volume 1 e 2 della stessa storia hanno un colore diverso. Dettagli, può dare fastidio, mi rendo conto. Ci ho avuto un brivido, ci ho avuto. Però devo essere onesto, ho gradito, le tavole sono belle grandi, la carta non è lucida ma porosa, cosa che alla fine mi è piaciuta. Si può, come abbiamo detto, discutere sul font utilizzato per la grafica, però gli editoriali sono godibili. Così, fine dell'escurso sull'edizione. Io hai anticipato una cosa che mi ha un po' colpito, non ho potuto fare a meno di notare. Il mio è un commento stronzo, lo dico subito. Vai, ci gusta. Mi è un po' mancato Tim Sale, nel senso che non so, mi è sembrato come se il disegno di Lee smorzasse un po' i toni della storia di Loeb in questo caso. Interrompeva un po' la credibilità, non so come spiegarmi. Ogni tanto, cioè, mentre i disegni di Sale comunque sia danno quell'aspetto più profondo, comunque ai testi di Loeb danno quell'aspetto anche più artistico, se vogliamo. In questo caso ho sentito di più il distacco tra sceneggiatore e disegnatore, l'ho patita un po' di più la cosa, nel senso che ho trovato tante cose interessanti scritte da Loeb qui, però ho fatto più fatica ad assimilarle come invece mi capita facilmente in appunto il lungo Halloween, piuttosto che Hulk grigio. Non so, quella accoppiata lì, vabbè, non è che scopra l'acqua calda, però quella accoppiata lì l'ho trovata molto più amalgamata. Qui ho risentito un po' del disegno che strideva
con la sceneggiatura, almeno a mio modo di vedere. Però una bella storia, mi è piaciuta. Vabbè, ci sono tanti personaggi, ma tanti personaggi che anche un ignorante come me conosceva già, e tanti piccoli colpi di scena, e devo essere onesto, ad alcuni non ci ero arrivato, quindi benvengano. E nel complesso una storia che mi è piaciuta. Guarda, per quanto ci sta, no, per quanto riguarda Jimmy lì è stato più che altro una scelta commerciale, nel senso che dovevano tralasciare la, tra virgolette, poicità dei testi di Loeb, perché serviva una risposta concreta alla Marvel dell'epoca, che stava appunto rinvigorendo le sue file con crossover di un certo tipo, uno fra tutti House of M, e lo stesso Marvel Universe, che era nato relativamente da poco, che stava avendo molto più successo a livello anche qualitativo rispetto alla DC, e hanno dovuto dare per l'appunto un chiaro, cioè l'hanno, se so, levati i pantaloni, hanno messo il cazzo sul tavolo, hanno detto: noi ce l'abbiamo più grosso, perché ci abbiamo le web e Jimmy Lee, e quello è, nel senso che quello è. Quindi, esatto, scusa a Wallera, scusa, esatto, scusa, però ahimè ragazzi, è quello. E effettivamente ha funzionato, perché all'epoca fu una storia che prese tantissimo, perché non si vedeva una storia di indagini con tutti i personaggi e comprimari dei Batman più importanti da tanto tempo. Non si vedeva da tanto tempo. Poi è perché tuttora è orchestrata anche in maniera tale molto da bene, rendere la presenza degli stessi. Sì. No, ma infatti io, giusto per precisare, non vorrei che passasse il messaggio che non mi fosse piaciuto, che anzi, io da ignorante no, quali sono, mi è piaciuta anche più di un po'. C'è qualche aspetto che mi ha convinto meno, ma mi è piaciuta. Sì, no, questo era semplicemente per risponderti al fatto del perché effettivamente è un po' straniante vedere Jimmy Lee con, non sempre in tutta la storia, ma in alcune fasi della storia effettivamente ci sarebbe stato bisogno di un fumettista magari un po' più autoriale e non conforme al tipo di Sì. fumetti e disegni che c'erano stati fino allora. Quindi C'è una cosa però, Loeb avrebbe fatto una scrittura diversa. Se ci fosse stato un altro disegnatore, avrebbe fatto una sì, anche scrittura questo. Era meno leggera. Perché Che comunque è pieno di scene d'azione, Bisogna sì, anche mettere questo sul piatto, è pieno di scene d'azione. E allora, Quindi. come dicevo prima fuori onda, io non sono uno dei più grandi fan di Jim Lee. Non mi chiedete perché, è semplicemente un gusto personale. Cioè, Nemmeno io, Iari, su tranquillo. di me il suo stile fa meno presa che su altri. Tutto qua, semplicemente questo. Però allo stesso tempo convenivo con quello che mi diceva Simone, ovvero che è un Jim Lee moderato, cioè misurato su quello che sa fare, cioè nel senso non è Jim Lee che fa tutto super, tutte queste linee tagliate, tutto super carico, non esagera. All'infuori di questo, per quanto riguarda la storia, che io poi in fin dei conti c'è sta tutto. Come dicevi tu, può essere un film. Tranquillamente, ci sta tutto. Ci sta la storia d'amore con Catwoman. Che Perciò finalmente rimaniamo. Cioè, si concretizza. Finalmente si concretizza esatto, dopo. finalmente se guaia. Ci sta tutto, nel senso che ci sta tutti i tipi dei legami che effettivamente lui, volente o nolente, ha invissuto nel corso della sua carriera, in un certo senso, e alcuni se viene a concretizzare. Se posso, te vorrei interrompere, Iari, giusto per dare un attimo un contesto più storico. Sì, fai. Morrison, a fine anni 90, inizia a scrivere la Justice League.
L'ho già detto altre volte, però lo ripeto magari perché qualcuno non ha, e poi perché sono vecchio, quindi mi ripeto, è giusto che sia così. Allora, comunque, Morrison a fine anni 90 inizia a scrivere la Justice League. E che fa? Una delle cose più grosse che fa nella Justice League, oltre a dimostrare che lui sa scrivere storie semplici ma in maniera geniale, è quella di dare una nuova versione di Batman, che non veniva data da quando Frank Miller aveva creato il Cavaliere Oscuro. Perché dopo Frank Miller, purtroppo Frank Miller ha già questa caratteristica: quando mette mano a un personaggio, quel personaggio diventa come lui, l'impostazione che gli dà lui, e nessuno riesce più, o quasi nessuno riesce più, a cambiarlo o a dargli una nuova direzione. Basta vedere Devil, che per anni è stato il Devil noir che ha inventato Miller. Ok? Morrison riesce in qualche maniera a dare una nuova versione di Batman, che è la versione quella paranoica, quella super con mille piani in testa, che non si fida mai di nessuno, ossessivo compulsiva, abbastanza inquietante ma molto efficace, perché è un Batman nuovo, molto solo, molto centrato su quello che deve fare, molto capace di essere un detective, cosa che prima veniva sfruttata meno. Anche Miller, Batman Miller non è un detective come lo è quello che farà Morrison. E È più questa un cosa, action man che un sì. detective. È un picchiatore, abbastanza sveglio, ma è un picchiatore. Il Batman di Morrison è un detective, ma è anche un pensatore, è uno che pensa a molti livelli, che pianifica, uno stratega, cioè è una persona che usa molto più il cervello di quanto usi le mani, soprattutto perché lui sa che fisicamente non può, cioè non può competere con gli altri supereroi, Alcuni sì, altri mai. e la maggior parte di loro, cioè, lo trova in difficoltà. Detto questo, questa versione poi viene adottata un po' da tutti e ha il suo apice in crisi di identità. Identity crisis. Lui è l're degli paranoici. Lui è il paranoico, c'è uno che riesce a comprendere che c'era sotto qualcosa che non andava, nonostante gli avessero cancellato la memoria, cioè la capacità di essere un detective all'ennesima potenza. Li Questa cosa, ricostruisse, li ricordi da solo praticamente. esatto, bravo. Questa cosa lui Jeplo la prende, ma la traghetta verso un altro Batman, che poi è quello che seguirà, che è un po' più leggero, perché era un Batman pesante questo, era un Batman comunque abbastanza difficile da gestire, perché soprattutto nelle testate normali, un conto e tu lo fai appreso alla Justice League, un conto gli dai una miniserie, ma scrivere tutti i numeri solo di Batman, che è così, che è un balulu, la lugulu così, è difficilissimo. È tanto tenebroso, c'è cioè proprio tanto Per usare un eufemismo, esatto. esatto. Per essere delicati nella spiegazione. Detto Ma questo, si vede che lui prende il Batman comunque, che è un pianificatore, che è uno che è un detective, che quindi ha tutti i suoi piani, tutte le sue cose, ma lo rende molto più umano, lo rende, cioè gli crea quei legami che poi Morrison utilizzerà per fare la sua run. Perché Morrison utilizzerà anche l'idea di Loeb del fatto che Batman è una famiglia. Ormai Esatto, Batman la non è Bat solo, Family. cioè lui pensa essere solo. Batman quando cade, ci sta sempre qualcuno che lo va a pià, perché si è creato, volendo o nolente, si è creato una rete di relazioni, nonostante lui non lo voglia. E Sì. quindi questa è la parte. La parte invece grafica è che Jim Lee aveva venduto da poco la Wildstorm, e era rientrato di fatto ufficialmente essere un autore DC libero di fare quello che voleva, e ovviamente la DC gli ha detto: permettete a disegnare, cioè fai quello che veramente sai fare. E lì io l'ho trovato come dicevo prima, un Jim Lee molto più misurato, molto più bravo nel contenersi e nell'essere a servizio della storia di quanto era quando scrive gli X-Men, quando era giovane, era espansivo, quando vendeva milioni di copie, ma era senza controllo. Qua è molto più controllato.
vedi la maturità proprio. Sì, no, no, assolutamente. Infatti, quello che volevo dire io era proprio questo: cioè, basterebbe vedere semplicemente come lui illustra. Allora, partiamo dal presupposto. Jim Lee è quel tipo di fumettista che è nato e cresciuto tra gli anni 80 e 90, dove c'ha l'impostazione generale per tutte le cose. In che senso? Le donne te le fa tutte nella stessa maniera, gli uomini te li fa tutti nella stessa maniera. Sì. Ma mentre prima con l'Image, la Wildstorm, effettivamente, detta in dialetto, era un rettattuglio, cioè era un bordello, era un macello totale, ok? Poteva piacere indubbiamente perché era all'epoca. Qua, come dice Simone, è più posato perché basta vedere la figura di Batman per capire il costume, quindi il costume che porta. Noi non ritroveremo mai più un Batman così bello e fatto bene, soprattutto nel primo capitolo, quando salva il bambino da Killer Croc, che poi si scopre esatto, esattamente su questa parte di storia qua. Batman è perfetto, è massiccio, pensa di continuo, lo vedi che sta zitto costantemente, anzi quando il bambino esulta a un certo punto dice stai zitto, state zitto, tu buono, cioè, e lui pensa io non so Clark, giustamente, non perché è un rugno, non Batman, non sono un boy scout, esatto. Quindi da questo punto di vista è bellissimo, perché tramite quattro linee tutte riesce a fare quello che fa, per l'appunto. Quindi da questo punto di vista tanto ti blocchi, Maso. È scoppiato. Riuscire a cercare di fare graficamente un Batman migliore nel corso degli anni. E mi dispiace dirlo, ok, mi dispiace dirlo, ma non si è azzeccato più un costume del Batman da questa run qua di Jeff Loeb e Jim Lee. Perché anche nella run che io amo la follia di Morrison, questo costume qua arriva fino a un certo punto. Poi quando Batman muore e prende il posto Dick Grayson, c'ha un costume molto più camp di Grayson, quindi col mantello più corto, con la cintura in primo, praticamente in primo piano, tutta super lucente, mantello corto, stivali azzurri, mantello azzurro, cioè, capito, diventa un po' più pop, ok? Poi finito quello ci sta l'era Snyder, dove diventa più high tech, okay. Poi finito quello, poco prima di quello Snyder, ci sta la Batman Incorporated, che c'è quella specie di tuta da lavoro, che pare una tuta da lavoro quasi, non pare nemmeno un costume da Batman, no? Beh, lui sta pettorina. Lo fa bel lavoro, cioè. Esatto. Però da sto punto di vista, secondo me, siamo arrivati proprio all'apice in cui Batman è riuscito ad essere molto più icona di quello che già non era prima, tramite tutto quello che c'è era stato prima, comunque a livello grafico intendo, no, a livello concettuale, perché a livello concettuale c'era arrivato Morrison, come diceva Simone, ma da quel punto di vista, dopo di quello, veramente ancora devo trovare un fumettista che riesca effettivamente ad essere impattante come lo è stato Jim Lee, soprattutto nei primi due capitoli. Ma a livello grafico, ma sì, lui era questo. C'hai visto tu i riferimenti a Miller? Ci sta delle vignette. Sì, tantissimi. Ma proprio, cioè, la costruzione proprio dal riferimento di Miller, a parte anche la fisicità di Batman, ma anche l'Harvey Dent che è pelato, cioè è pigliato proprio dal cavallo scuro. Miller lo stato, è Miller lo stato puro, perché c'è sta vignette in cui c'è sta la silhouette di Batman e basta. Quello è Miller, gli si vede solo le mani o solo i piedi? Anche la stessa tavola che ci ha fatto vedere Mattia poco fa. Questa posa qua è una posa proprio da Batman de Miller, cioè proprio questa plasticità però incombente, boh. Cioè, io non so se è un mio limite, nel senso che avendo letto poco Batman ho quei riferimenti lì, però io quando ho visto questa tavola l'ho considerata quasi un omaggio. Sì, no, ma ci stanno parecchi di questi omaggi. Perché sì, proprio nella anche stessa fisicità, stesso. Basterebbe lo scontro con faccia d'argilla, perché quello è lo scontro con il capo dei mutanti. Addirittura c'è sta
mezzo lo fango, mezzo lo piove e con i fulmini ogni 3x2 dietro di loro. Cioè, è quello, perché è palesemente quello, è ovvio che sia così. Io anzi, non mi ricordo se era la RV Lion all'epoca che fece l'edizione de Sole matite e inchiostri di Jim Lee e Ash, ma era qualcosa da lasciarti a bocca aperta. Era una cosa allucinante. Ad esempio, quando lui addirittura sta sul piano, No, beh, qua sì, ne che arriva c'è il blur. qualcuna, Se niente di levi il più. blur, Mattia, se vede meglio. Se levi il blur, se Sì, vede meglio. non ci pensavo. Sì, no, vabbè, semplicemente dicevo che c'è stata un'edizione dove praticamente le tavole di Jim Lee è tutte matite o a china. Ed è fantastica, e ci sta, esatto, esattamente, cioè, ma che spettacolo! E ci sta la scena dove lui opera e cerca di rassettarlo Alfred con quel cavolo iper mega cibernetico, che è fantastico. Oppure dice: prendo la Batmobile, quale? Qua, E ti fa quella lì, vedi tutta la. quel passaggio lì è una delle cose che mi è sempre piaciuto di più, arrivacce quando lo rileggevo, cioè, Esatto. perché quelle proprio cose tamarre che ce ne sta, cioè, per dosarle bene ce ne devi mettere un paio su una storia del genere, no troppe. Sì, beh, è forte, è forte. Ci sono un paio di battute testosteroniche qua e là che ho apprezzato. Sempre sul comparto automoto mi è piaciuta un sacco la risposta di Catwoman quando prende la moto e dice: sì, prendila pure. E lei dice: non te la stavo chiedendo. Anche quella. Ma infatti a me, ripeto, sta storia ha sempre divertito per tanti aspetti, uno fra tutti quello che ha detto adesso Mattia. Cioè, secondo me anche un buonissimo punto di partenza per chi volesse iniziare a leggere Batman in generale. Perché comunque sia, veramente fa da punto di snodo tra il vecchio Batman dei fine anni 90 e quello futuro di Morrison con Snyder a seguito e King e poi successivamente Snyder. Maxo, ci abbiamo una domanda che tra l'altro Vai. mi stuzzica. Zeor ci chiede: che ne pensate della trasposizione animata del DC Animated Universe? E io lo scopro tramite la domanda, perché sono il solito stronzo Io del l'ho turno. visto. Io no, non sapevo che ci fosse, adesso lo devo vedere adesso, subito. Ma guarda, ti Vado. dirò tu l'hai vista, Mattia? No, no. Anch'io lo scopro adesso, Allora insieme agli aerei. sono un po' basso. sono stato l'unico stronzo a vederlo. Mi sento. No, ti si sente, Iari, ti si sente. Forse loro mi sentono un po' più basso, ma voi forse mi sentite meglio. Ah, Mi ok. alzerò un po'. No, allora, mettiamola così. Le versioni del DC Animated Tede. Universe, aiuto, ok? Sono ottime fino a un certo punto. Secondo Io quelli che ho me, visto mi sono piaciuti quelle tutti, poche devo che si essere salvano. sincero. Anche a me, non dico di no, è solo che è un modo di animare fin troppo standardizzato e so che serve perché bisogna sbrigarsi a pubblicare le cose, se no succede macelli dei diritti, eccetera, eccetera, e quindi bisogna fare tutto, tutto, tutto in fretta. Non sto mettendo in discussione questo, semplicemente è un po' troppo tutto uniformato. Le uniche volte dove si è veramente differenziata la DC a livello di film e a livello grafico e qualitativo è stato su Morte in Famiglia, dove Morte in famiglia, hanno scelto uno stile bellissimo. d'animazione, se non erro, un film del 2006-2007, appunto, Morte in Famiglia, dove ovviamente fanno vedere la morte di Jason Todd e Jason Todd che ritorna come Cappuccio Rosso. Ok. E successivamente la versione animata della Justice League, della Young Justice League, quella che ha passato anche Netflix fino a poco tempo Young, fa, ma che è Young una via di Justice. Young Justice, esatto, che è una via di mezzo e non solo a livello grafico tiene botta tantissimo, ma anche a livello di storia tiene, no, botta di più, cioè è una roba fuori di testa.
bellissima. Peccato che ancora la devono finire. E mi Io sa che rimarrà incompiuta a lo questo scopro adesso che c'era anche questa storia, perciò me la devo vedere. Devo punto. vedere. Credo Ash sia uscito tra le altre cose tra il 2019 e il 2020. Il cartone animato Sono di sempre il Ash. solito stronzo, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Vediamo E un po' il penultimo. riprende graficamente. Però diciamo che graficamente riprende molto la già utilizzata, vituperata tecnica simile anime che abbiamo visto anche in Flashpoint Paradox con Thomas Wayne come Batman. Quella storia è fighissima, no? Come, anche come cartone animato. Ma è una via di mezzo tra quello e lo stile di Jim Lee. Quindi è carino da vedere, effettivamente, molto carino. Certo, semplificato, ma molto. Sì, Under the Red Hood. A questo punto, dopo Vai. una buona mezz'ora che parliamo delle nostre impressioni, penso che sia il caso anche di spiegare di che cosa cazzo stiamo parlando, in un certo senso. Ovvero, Batman Hush, sì. Che succede? Simo? Ma tutti, tutti, parti tu, ti veniamo tutti No, no, dietro. adesso poi. Allora, facciamo un riassunto della storia, più Sì, o facciamo un meno. Sì. excursus. Allora, va bene, ci sta Batman che nella sua abituale lotta contro il crimine, a un certo punto sventa il piano di uno dei tanti criminali di Gotham, che è Killer Croc, mi pare, no? Sì, il Sì, primo è sì, sì. Killer Croc. Ok. E Killer Croc, che tra le altre cose, lui nota subito che non sta messo benissimo, dice. Secondo me c'è l'influenza, probabilmente sta male, ora che cosa è svegliato male, perché non sta benissimo. È un po' più fesso del solito, un po' più Lo vedo feroce, cambiato. anche un po' più brutto, probabilmente mangia male, anche perché vive nelle fogne, non è che sia proprio il massimo della Esatto. salute. Ma detto questo, mentre combatte, alla fine, perché che era fatto? Killer Croc rapisce un ragazzino. Cosa stranissima, perché Killer Croc è l'ultima persona al mondo che può rapire un frigo per chiedere un riscatto. Anche perché tendenzialmente Killer Croc se li mangia i frighi. Esatto. Quindi quando sta a mangiarselo prima che riceve lo coso, cioè riesce a resistere prima di via il Esattamente. riscatto se lo mangia, cioè, è un problema, perché poi giustamente Vatten dice non è un pianificatore, non è proprio lo più sveglio della cucciolata. E quindi mentre ragiona questa cosa, sconfigge ovviamente Killer Croc, ma qualcuno gli giura la valigia con il riscatto, e lui ovviamente non l'ha vista. Ma chi è che può giurare una valigia con un riscatto a Batman senza che Batman se ne accorge, o perlomeno non se ne accorge subito? Catwoman. E lì c'è la punta di delusione, perché nelle storie precedenti, nelle run precedenti, Catwoman aveva abbandonato la sua idea di essere una ladra. Quindi lui dice: ma dove sono i vecchi vizi? Questa porca miseria è tornata qua, tornata sulla strada. La insegue, mentre la insegue, perché ovviamente non è che loro si insegue per strada a piedi, si Mi insegue per i dissocio. tetti. In che senso? Da Catwoman tornata sulla strada, un po' mi dissocio. Oh, l'ha fatto, ha fatto anche quello. Però. Ha scelto la sua strada. Ecco. Zeor, sì, perché tendenzialmente è venite già letti, quindi. Quindi non so, spero che tu non l'abbia ancora, cioè spero che l'abbia detto, perché non Ah, vorrei. magari se lui voleva facesse Ah, oh, se devi si dire qualcosa, preoccupava di sbatti fare tu. spoiler in chat, Vai, probabilmente. spoiler, spoiler pure. Vai, No, no, tranquillo, vabbè, è non ti chiaro. preoccupare. Non Parliamo, ho vedi già rovinato letti. Le il differenze con la trasposizione animata. tuo. Sì, vai, commentale Ah, pure, sì, commentale pure. certo, no, tranquillo, tranquillo, no, non me scandalizzo per un po' No, sbaglio. era solo per evitarti di rovinarti la lettura. Comunque, detto questo, mentre si inseguono sui detti, saltando un detto l'altro, con le appiccati
alle gordine del coso, qualcuno taglia la corda a Batman. E questa era una cosa che non era mai successa. Porco Dio. Batman aveva cercato di ammazzarlo in ogni modo possibile immaginabile. Nella maniera più stronza del mondo. Io ero il primo fesso del mondo che dice: io tagliamo la corda e vediamo chi succede. E che succede? Succede che Batman si fa 7-8 piani di un palazzo. Anche di più, forse, perché considerando le vignette prima, mi sa che stava anche un po' più su. C'ho Olga che mi suggerisce il termine preciso, che in inglese è se scrocia. Se scrocia. Se scrocia, esatto. Esatto. Praticamente precipita fino a... E se bacca la testa, come giusto che sia. Che caschi per terra, ti fai male. E Batman... Se fa male seriamente. E qui interviene fortunatamente per lui, perché lui ovviamente mentre cascava, mentre stava rischiando la vita, mentre si schiantava contro tutti gli appigli possibili immaginabili, attiva il segnale del pericolo, quello proprio pericolo, super pericolo, sono una merda. Black Hawk Down praticamente attiva. Che c'ha tutta la Bat Family, che è un po' tipo il salva la vita Peghelli per gli anziani. Beh, però nonno e Niro sono ben sui tetti, non ci chiedo mai a cercare roba. Più o meno il funzionamento è quello, bravo. Effettivamente sì, salva la vita Oracolo. Basta un dito. Pronto, sono Oracolo. Cosa posso fare? Sono Oracolo. Come posso aiutarla? Vedi tu. Ecco qui. Smista il primo operatore che trovi in giro, che era la cacciatrice. Ecco, qui compare l'unico personaggio che onestamente io non conoscevo. Antres non la conoscevo. Questa è strana la storia di Antres, perché dopo Crisi sulle Terre Infinite ha cambiato nome. In realtà prima era la figlia di Bruce Wayne e Catwoman in un'altra dimensione. Poi dopo con Crisi sulle Terre Infinite è diventata la cacciatrice e Bernardelli, mi pare, può essere? Come faceva il cognome? Sì. Cioè la figlia di un boss mafioso. Sì, una cosa del genere. Esatto. Sì, si è scollegata totalmente. Esatto. Però diciamo che nella Bat Family è quella un po' la reietta, è quella che nessuno ama, tanto, perché è un po' prepotente. Tipo il Jason Todd prima del Jason Todd. Esatto. Tipo cappuccio rosso prima del cappuccio rosso. Con l'arrivo del Jason Todd lei diventa un po' più buona, perché perché Ria 1 è ancora più merda. Esatto. Ma tanto più merda. Cioè, tanto. Mi pare che lo incontrava, che gli stava a rubare le gomme della macchina. Elena Bertinelli, esatto, Elena Bertinelli, bravissimo. Elena Bertinelli. Praticamente arriva lei, sganascia un po' dei delinquenti che era venuti un po' a cercare di finire Batman. Lo carica in una delle tante macchine, ovviamente a controllo remoto di Batman, e giustamente Oracolo manda. Lo carica lì e lo salva e lo porta a Batman. Arrivato a Villa Wayne, e il buono Alfred lo mette sul tavolaccio e dice: no, stavolta non gliela faccio, ragazzi. Stavolta non gliela faccio, guarda. Aspetta una cosa. Bisogna dire una cosa, che Jeff Loeb mette una cosa che io mi sono sempre chiesto e che fino a quell'epoca, cioè nel 2005, mi sono sempre chiesto, cioè sistema di sicurezza della maschera del Batman, che cazzo ci metti? Lui ci mette, ti fa vedere che parte. Questa è una cosa figa, infatti, è vero. La scossa a due bendi è bellissima. Sì, però è un po' copiata dal film di Burton, comunque. Sì, esatto. Sì. Citazionismo anche questo. Non sarà mai visto sul film. È una cosa che a me fa sempre mai. È una cosa che a me fa sempre pensare alla spada, almeno cinematografica, di Blade, che quando la prende un altro escono fuori le lame e taglia tutto. A me viene sempre in mente quella, come esatto. Comunque lo porta al povero Alfred, che dice: no, guarda, raga, io non la faccio, mi spiace, la botta va oltre le mie capacità di essere un
deve essere un tutto fare, cioè, dire, questo c'è un trauma cranico, si è paccato la testa, io la sorretta appalto un sacco di volte, ma questa non gliela faccio. Nel frattempo, mentre lui sta lì a lamentarsi, lavorare, mandami un paio di tutorial almeno di YouTube, vedi tu se ci sta, che cazzo li potevamo fare. Mentre sta lì, è che all'epoca ancora non c'era i tutorial. Qualcuno non l'aveva caricati. Mentre sta lì, nota che Batman batte col dito e dice: è arrivato pure l'Alzheimer. Che ovviamente tra una cranica. Poi invece lo capisci, no, ma è codice Morse. Cavolo, codice Morse, perché ovviamente uno che è in coma, paralizzato, con un trauma cranico, ma è Batman, che cazzo fa? Riesce a mandare segnali in codice Morse. Non li fa criptati perché stava veramente male, ma se no li avrebbe anche criptati con il macchinario Enigma. Non so mai perché qui assistiamo forse qui assistiamo forse alla più grossa sboronata a livello fisico e psicologico dei fumetti del Batman, che qua la sospensione dell'incredulità sta tanto alta, perché tu dici è Batman, non lo fa, però madonna che cioè nemmeno all'epoca di Zun and R de Morrison, ok? Cioè robe proprio perché questa è più concreta, Zunenar è un po' più poetica come cosa, quindi te manda fuori fase. Cioè, è proprio una sboronata di quelle che può fare solo Batman. Cioè... Esatto. Nel frattempo ci fa vedere anche i piani orditi alle spalle di Batman, noi vediamo. Mentre lui viene, sta sotto i ferri e ticchetta, vediamo che Batwoman... era collusa con Poison Ivy, che sua volta era collusa con un'altra persona che piglia la valicetta che al mercato mio padre comprò. Esatto. E la catena quindi non si ferma qua. Quindi fa intuire che sotto c'è lo zozzo. Non è una cosa normale. Cosa che avevamo capito, perché Killer Croc non va ai rapimenti, giustamente. No? Esatto. Vabbè, comunque. Dicevamo, coso questo sta a fare i segnali Morse e lui fa Thomas Elliot. Cazzo è Thomas? Ma qui porco zio, quando eri free, sei rincoglionito, però guarda, sei rincoglionito, cioè. E invece dice no, perché poi cazzo è vero, è un medico. Chiamiamo Thomas Elliot, ce l'avevamo, l'abbiamo nel carnet. Simo, io qua c'ho una domanda per te, però, perché io malgrado abbia comunque letto parecchia roba di Batman, la domanda sorge spontanea: ma Thomas Elliot è un personaggio che sa cacato fuori lui ex novo o è andato magari a pescare effettivamente in qualcosa di vecchissimo? No, è creato ad hoc per la storia. Creato ad hoc, è una retcon totale dell'infanzia di Bruce. Sì, esatto. Okay. Sì. Comunque, chiamano su Thomas Elliot. Ovviamente in scena hanno fatto che Bruce Wayne, donnaiolo, ombriaco, si è schiantato con la macchina, che è dall'ospedale. Lo operano, gli fanno un'operazione al cervello e lo salva. E su Thomas Elliot lo salva. E mettiamola qui questa cosa. Batman ritorna a casa, si fa la sua convalescenza girando vestito da pipistrello. Mi rende stupido come prima. Sì, che non ha imparato niente. Anche di più, forse. Anche di più. Però però mi ha fatto il cappuccio in Kevlar, quindi casomai più le botte. Proprio non ce lo mette perché dopo dice mi sono fatto quel pulce, però non me lo sono messo, però per fa gallo non lo metto quindi sì è vero però vedi, cioè a me questa storia mi piace tantissimo perché è proprio è più umano, cioè c'è poco da fare, è fallibile cazzo, sì è lui è più che fallibile, è più c'è stato dei momenti in altre storie di Batman dove c'hai a volte arrivi ad avere la sensazione che se le cerca
in un certo senso. Invece qua vedi una persona che sta facendo una cosa e anche consapevole di alcuni suoi limiti, comincia a essere. È più persona che personaggio. Esatto, è più. Comunque, detto questo, lui prima la prima cosa che fa è Catwoman. Oh, ci eravamo promessi che non faceva più, Esatto. cioè. E quello dice: guarda, no, sono stata controllata da Poison Ivy. Che Poison Ivy sa, c'è il potere di controllare gli altri tramite le piante. E sono piuttosto incazzata perché a me, sinceramente, se devo fare dominazione e fetish, preferisco essere Quella che io comanda quella io. domina, anche perché vengo pagata. Quindi non vedo perché debba fare la parte Il dell'altro. socio. Non mi aspetta. Giusto. Non mi aspetta. Se no, dice tutti stanno dei costumi da gatta in belle che li si sono comprati fa. Esatto. Tutti i soldi buttati, no? Perché non li ripia manco indietro. Detto questo, e mentre questi due stanno lì a discutere la questione, scatta un po' il non detto che c'era da anni, perché ovviamente Batman e Catwoman sta lì, è da anni che un po' si gira attorno, un Cioè, po'. se l'andenna, via. Sì. E alla fine, Catwoman, che ovviamente tra i due, essendo donna, è più sveglia di lui, lo bacia. E da lì il dramma, perché Batman non ci capisce più niente, finito. Fatto. Esatto, è completamente, Bellissimo. è vero, deraglia totalmente. Bellissimo, È vero, è bellissimo. vero. Lui che ci ripensa, tipo E poi adolescente, lui, da questo oddio, momento che in poi, lui ogni volta che cerca di ragionare e arriva col ragionamento e gli interviene un'immagine di Selina a caso, perché succede sempre, lui pensa, e poi Selina, distrazione. Sempre distrazione. Sono 12 capitoli. Questa cosa succede più o meno nel terzo. I restanti 9 lui li basa su di lei. Cioè, Esatto. lui. Bravissimo, bravo. Cioè, proprio. Allora, da noi, quando ero bambino io, quando ero frigo io, quando ero adolescente, capitava, ma penso che sia capitato anche anche a voi, che nelle compagnie a un certo punto uno dei ragazzi si fidanzava e praticamente diventava una sorta di appendice della fidanzata. Ok? Non raccapezzava più niente perché ovviamente lì l'ormone stava a mille e tutto quanto. Da noi c'era il termine che sarà infichito. Infichito. Sarà infichito. Un bellaccia. Ok. Infichito completamente, non raccapezza niente. È vero, è vero, è vero. E quindi, niente, e quindi quello diventa un problema perché ovviamente fa le cazzate, va in giro senza il cappuccio quello rinforzato perché giustamente devi. Ah, si scopre anche una cosa che non mi ricordavo, cioè, come dicevamo all'inizio, questa storia fa da raccordo dalle precedenti fine anni 90, inizio 2000 e il futuro di Batman. Quindi noi assistiamo praticamente esattamente alla metà diciamo delle storie della DC prima del New 52 del 2012, dove praticamente assistiamo al fatto che Luthor, Alexander Luthor, È è il presente. presidente degli Stati Uniti, primo. Quindi già sta cosa, ok, che me lo ricordavo perché quando Luthor divenne presidente degli Stati Uniti, sui fumetti, porca miseria, sta cosa pesava tantissimo, come un cattivo come Luthor che diventa presidente degli Stati Uniti. Chi se lo sarebbe mai Ma creso poi che soprattutto nella te realtà devi fosse solo successo cacca sotto. veramente? Tipo, esatto. Ma poi scopriamo pure che Bruce ha comprato il Daily Planet, è il proprietario del Salvare Daily perché Planet. tempo prima se l'aveva comprato e salvato dal fallimento, Esatto. ma soprattutto E l'ha tutto. salvato dal fallimento. E qui anticipa anche un po' quel gioco delle coppie tra lui, Superman, Lois Poi Lane e poi Selina quando si introdurrà nell'equazione, del fatto che fondamentalmente loro si conosce e amici anche nella privata. Tanto che lui va, giustamente a un certo punto deve andare a Metropolis, a Metropolis. Metro e va a trovare il Lois padre di e Clark. lui.
Lois e Clark. Sì, sì, tutti. Sì, pacchi sulle spalle, mazzi dei fiori, e qua come stai? E qua della andarbadella. Che se ci pensi te fa strano, perché comunque tu te rendi conto che Batman sta facendo relazioni umane e non delle aspetti, esatto, da Batman. Ma lo deve fare per forza. Ma guarda, ma ad esempio, sono molto naturali, anche se sì, c'è sempre quel Batman un po' calcolatore, perché è andato a Metropolis, ma che si è portato? Si è portato l'anello. Vabbè, ma è che ho capito che se male, non de... tu sei nuvoloso non deporti l'ombrello, esatto, Ma Batman lo dice, se vai a Metropolis devi essere pronto ad affrontarlo, esatto, perché lui nel dubbio se lo porta sempre. E qua ci sta due cose che a me mi ha fatto sorridere tantissimo, che poi mo Simone con la storia ci arriverà. La prima cosa è che quando si mette l'anello di Kryptonite e mena Superman, si scopre che Superman è un mammoccio, non sa menà. Cioè Batman lo rembie dei cazzotti e Superman, essendo Superman, giustamente a sapere le arti marziali, non che cazzo ne frega niente di sapere le arti marziali. Se te pia una volta, tu esplodi, è scritta, esatto. Che gli serve? E lì si vede questa, è una battuta di Catwoman che mi ha fatto sganasciare. È stata, ma in questa città non fa mai notte? Perché Metropolis è lo contrario di Gotham City, quindi de notte è illuminata a giorno. Questa cosa mi ha fatto troppo ridere, cioè effettivamente è vero, è così. Tra l'altro sulle tecniche di combattimento di Superman anche lì c'è un passaggio che sottolinea la cosa, tant'è vero che a un certo punto Batman dice a Catwoman: tanto adesso farà la solita cosa, fa sempre quello. E dei fatti, esatto, quello che succede. No, ma questo è il bello, perché lui riprende comunque il concetto del Batman morrisoniano, cioè di quello che è calcolatore, che ha già previsto, è uno che c'ha un piano, cioè non è che va lì a caso, non mena gli schiaffi così perché ci si trova. Anzi, lui sa benissimo che nonostante abbia il vantaggio dell'anello, Superman prima o poi lo massacra. Esatto. Anche solo con la velocità. È consapevole anche che il suo piano c'ha anche un tempo di esecuzione ben definito, perché sì, se sgarra è finita. Sgarra è finito, cioè sa che comunque Superman gli è superiore, che lo sa. Però lui c'ha questo piano che è ben congegnato, tanto che a un certo punto innanzitutto lo porta su un posto, vedi, proprio applica il Sun Tzu all'ennesimo livello, perché sceglie il posto, sceglie il tempo, sceglie tutto quello che deve scegliere. Aiuto. Simone, ci sta buttando. Aspetta, Simone, ci sei sbloccato. Deve solo fino a quando aspetta. Lo mette di fronte al mi pare. Aspetta Simo, ti abbiamo perso per 20 secondi, non ci siamo... Ha deragliato la tua connessione. Una fava di niente. La connessione, che succede? C'è qualcosa aperto? Perché era una slavina. Allora, chiudo tutto perché c'ho probabilmente forse... Secondo me non è la connessione, è la GPU. La GPU che può darsi sta sforzando con qualche programma o qualche sito. La RAM. Non mi pare, vabbè, comunque faccio solo un appunto, perché forse abbiamo dimenticato di dirlo, chi non l'avesse letto potrebbe chiedersi ma perché, abbiamo dimenticato di dire che anche Superman è sotto l'influsso di Poison Ivy. Esatto. Per questo... hai ragione, bravissimo, esatto. Il problema è che si scondano, che ovviamente non è che se vai a Metropolis devi menare con Superman per forza, non è che se porto i fiori mi meno con te, tipo una cosa del genere. No. Sì, sì. È perché ovviamente Poison Ivy ha per un po' controllato Superman, ma come dice Batman, Poison Ivy non è che controlla in maniera totale, spinge le persone a fare delle cose, ma sinceramente, cioè una parte del controllo la persona la mantiene. Quindi quando vede Lois in pericolo, essendo anche lui invichito come Batman,
e voglio dire, alla fine la salva perché deve salvarla, perché se no dice ecco quando ne trova un'altra. Rinzavisce e la salva. E rinzavisce e la salva. E qua la cosa che a me mi ha suonato sempre male, non si ingrazia con Batman. Che è una cosa che a me mi lascia sempre abbastanza perplesso questa. Sì, ci rimane male. Batman gli dice: sapevo che avresti fatto la cosa giusta. Sto cazzo. Allora, la risposta corretta è sto cazzo. Se ci pensi bene. Sì. Che voglio dire, che fai? Mi metti in pericolo. Ma io stiamo scherzando. Tra le altre cose mi dici pure una cavolata. Cioè, menti anche. Secondo me, allora, io l'ho letta così, Simo. Non è tanto menti anche, è proprio che mente, lui mente, chiaramente. Certo. E quell'altro proprio se la beve. Sì. Se la beve, che non è che dici ci passa sopra, no, ci crede, secondo me. Ma sì, guarda, io ti dirò, questo aspetto a me mi è piaciuto perché... Se vede che Jeff Loeb non ama particolarmente Superman, perché proprio se vede, nel senso lo tratta come il sempliciotto di campagna del Kansas, l'ingenuotto, capito? C'è proprio la battuta che fa Lois, non puoi portare via il Kansas, puoi portare via il ragazzo del Kansas, ma non puoi portare via il Kansas dal ragazzo. Esatto, c'è anche un'altra cosa che magari non è riferita a questo momento specifico, perché non credo volesse far apparire Batman così cattivo, però lo dice a più riprese, dice lui è un boy scout, è un buono, io in fondo no, c'è questo già dalle prime pagine, c'è questo costante confronto che lui teme. Nel senso, l'atteggiamento di Batman comunque, per quando sia amico, per quando abbia relazioni di amicizia profonde con tutti e due, è manipolatorio sempre. Sì. È manipolatorio. Lui comunque deve raggiungere un obiettivo, lo raggiunge, chiunque ci sia di fronte lo asfalta. E quindi è interessante perché riprende comunque tipo quel Batman un po' borderline che aveva fatto Morrison, però lo traghetta verso una versione un po' più gestibile, fondamentalmente, perché è borderline ma capace anche di averci una vita sociale. Capace anche di provare sentimenti, no, ma sì, in generale sì. E detto questo, la cosa che viene fuori è che ogni volta che innanzitutto Batman si rende conto che ogni volta che ferma un super criminale di quelli che hanno cercato di che fanno parte di questo strano piano, che poi alla fine sono tutti legati, scopre che uno non si comporta nella maniera in cui normalmente si comporterebbe. Quindi la cosa gli suona strana. Due, che sono tutti legati da una sorta di gioco in cascata. Come e se lui... qualcuno manipolasse gli eventi. Esatto, come se qualcuno avesse innescato una serie di eventi usandoli proprio. E lui quindi dice, cazzarola, qua allora le cose non vanno. Nel frattempo, nella sua vita è rientrato il buon dottor Elliot. Sì. A caso, è rientrato a spallate praticamente. Gli ha salvato la vita. Gli ha salvato la vita, giustamente. Lui 5 minuti li può dedicare, no? Giusto. Batti, lo porta. No, aspetta, tu no, dici 5 minuti li può dedicare. Giusto, infatti, la prima volta Lucassa. Esatto. Era Bacco proprio. Classico. E basta. Dopo dice. Però nel frattempo ti fa vedere che c'era un rapporto. Elliot era l'unico amico che Bruce aveva quando era frigo, che ti fa capire che Bruce era già problematico quando era frigo. Non era un frigo normale, era uno che aveva lì problemi, giustamente, no? Ma è anche grandi, cioè, a livello... Lì dice, cioè, il passaggio in cui non... dalla colpa al contesto, ovvero il fatto che ero talmente ricco, cioè io ero il figlio di Wayne, e la gente aveva praticamente paura a parlarmi, e invece sto Tommy si presentava proprio come un bambinetto schietto diretto e ci aveva legato subito, perché non gliene fregava niente che lui era un Wayne. Esatto.
E cosa ancora interessante su Tommy, sembra anche addirittura più intelligente dei Bruce. Sì. Tanto che lui sbozza regolarmente con i wargame, cioè con i giochi da DAO. Lì li chiamo wargame, ma secondo me i giochi da DAO, cioè, non si capisce bene che è. Pare tipo Warhammer. Lascia intendere che ogni tipo di soldatino abbia una sua peculiarità, perciò sì, dai. Vabbè, ma poi non è nemmeno questa fine metafora, perché nel momento in cui tu arrivi verso la fine dici ok, Elliot, gioco da tavolo, wargame, si ripete spesso nella storia, è tutto un gioco, è ovvio che alla fine uno inizia a dubitare di tale persona. No, però cioè, allora la scelta è meno tra virgolette, dalla parte più interessante, perché il classico scrittore che avrebbe fatto, l'avrebbe fatto giocare a scacchi per dimostrare che quello era intellettualmente superiore, perché il gioco a scacchi è un gioco a informazioni complete, quindi è un gioco per cui se sei bravo vinci, se non sei bravo non vinci. Esatto. Mentre se conosci le regole del gioco riesci a sai tutte le mosse dell'avversario, e è tutto palese, sta solo a te cercare di mettere in piedi la strategia più a lungo termine possibile. E invece lì no, lui lo sceglie un gioco, un wargame, che è una cosa che ha comunque delle variabili, perché c'ha i dadi, c'ha delle cose, è un gioco a informazioni incomplete, dove tu devi prendere delle decisioni non sapendo tutte le variabili, capito? È interessante come scelta, non so se è voluta o... Allora, è meno banale, perlomeno è meno banale. Sì, quello è in dubbio. Però è interessante. E niente, detto questo, qua Elliot comunque alla fine ci scappa, ci va a vedere l'opera, si porta, ovviamente si porta Selina, Catwoman, e poco dopo ci farà dalle battute anche di Team Drake. Sì, quello è Team Drake. Gli fa notare che dice: guarda, è finita la stessa storia che facete finta che non vi conoscete, che non sapete chi siete. Voglio dire, dai, Selina lo sa che tu ci Batman, dai, no? Non scherziamo, no? Perché giustamente sta finta, cioè questa, come fanno intuire anche un'altra cosa interessante. Ah no, aspetta, tu dici chi gli dice approvo? No, è parte. Chi gli dice approvo è Nightwing, è Dick. Ah, sicuro? Sì. Lui parla con Dick lì. Ok. E poi lui dice: Dick è uno dei pochi che non ha paura a parlarmi di me. Parlarmi in questa maniera. Esatto, tipo, che mi parla in maniera diretta, senza soggezione. Dick, se a Bruce gli devi di Bruce, sia un testa di cazzo. Questa cosa non mi sta. Perché Dick si è emancipato dalla figura del padre. Quello è proprio il processo di emancipazione della figura del padre. L'orgoglio di papà. E soprattutto non già la magagna come ce l'ha invece Batman. Esatto. Che è profondamente magagnato. Infatti poi dopo lì c'è stata una cosa che a me mi è piaciuta pure tanto, è che quando parla dei Team Drake dice: cazzo, questo è un Robin, è il Robin migliore che ci ho avuto fino a questo momento, e diventerà molto probabilmente anche più bravo di me in un futuro. Vuole diventare il miglior detective e sicuramente lo diventerà. Esatto. E quindi è fantastico. C'è una notizia interessantissima che da una parte, cioè, sta storia che Batman si nasconde l'identità con Catwoman è una sciocchezza che non regge neanche nel mondo dei fumetti, ma dall'altra parte, come già si era intuito anche in anno 1, Gordon sa benissimo che Batman è Bruce Wayne. Non approfondisce la questione solo semplicemente perché sarebbe un casino, come dall'altra parte Perry White sa che Superman è Clark, perché sarebbe inverosimile che un giornalista del livello un 2 più 2 non se l'avesse fatto, capito? Beh. Semplicemente, appunto, anche lui per evitare cose per non creare casini non approfondisce la questione, quindi inizia un po' a smontare un po' dei piccoli altarini fumettistici che già, non so se vi ricordate, era successo su Freccia Verde.
Non so se avete letto il cacciatore di lungo arco. No, no, mi manca. No, no. Però ho capito. Se dovete leggere Freccia Verde, leggetevi solo quel ciclo di storie. Che si chiama? Ripeti? Cacciatore del lungo arco. Il cacciatore del lungo arco. I cacciatori del lungo arco. Aspetta, sì, i cacciatori del lungo arco. Benissimo. Ok. Di Mike Grill. Prendo appunto. Grill, scrittore straordinario, sottovalutatissimo. Ecco, in quella che è la versione più realistica di Freccia Verde, a un certo punto su Freccia Verde all'inizio va in giro con la classica mascherina e il cappello da Robin Hood. Robin Hood, sì. Come era nell'iconografia, no? Fino a che a un certo punto lui arrecchia uno dell'agente dell'FBI e dice: signor Quinn, facciamocela finita, che no, tu pensi che una mascherina e un cappello ti nasconda il fatto che tu sia Oliver qui, anche perché porti il pizzuglione e tutto, dai. Ma cioè di baffi a manubrio, un ridicolo. A chi dai, cazzo lo vuoi raccontare? Allora, se ci volevamo portare per il culo, lo sapevamo tutti, non dicevo niente perché voglio dire, ormai cioè, in età non te volevo mettere in imbarazzo, ma lo sapevamo tutti. E da lì infatti lui smette di portare la maschera, si mette solo il cappuccio per fare un po' più di scena, ma smette di portare la maschera. E questa cosa è un atto di realismo molto interessante, perché rende molto più reale il rapporto, cioè il fatto che ormai l'identità segreta, cioè, funzionava negli anni 60, ma nei tempi moderni ha molto meno senso in generale, proprio è un meccanismo che diventa sempre più frusto. Anche su, non so se l'avete detto, Starbrand quale? Quell'universo che aveva fatto la Marvel nel periodo di fine anni 80, ma prima de Cost, dici tu, de Adam Warlock? No, allora praticamente a un certo punto Jim Shooter era il direttore, il capo direttore della Marvel. Sì. Che è successo? Jim Shooter aveva una politica che era quella di non affogare troppo il mercato con testate. Ad esempio, lui non permetteva mai di fare testate sorelle degli X-Men. Che intendi con testate? Se faceva delle cose molto diverse, cosa che i dirigenti della Marvel gli stava molto sul culo, sta roba, perché ovviamente gli X-Men venivano dando, era un brand potentissimo all'epoca. E loro volevano monetizzare il più possibile. Già, se noi facciamo due testate degli X-Men, facciamo una testata dei Wolverine, facciamo un'altra testata dei nuovi mutanti, e lui dice: no, ma troppe testate, dopo ammazzi lo mercato, crei problemi. Allora, quando la pressione era stata tanta, lui invece di dar retta comunque alla dirigenza, cosa che poi dopo ha pagato salata, questa cosa, creò una cosa che si chiamava il New Universe, in cui si inventava una sorta di nuovo universo in cui crescevano nuovi supereroi, in cui si esplorava un modo nuovo di raccontarli anche. C'era i DP7, c'era Starbrand, c'era, non mi ricordo, ce ne stava diversi, ok? Ognuno con una sua storia, ognuno che iniziava i primi passi in questo nuovo mondo di supereroi. Starbrand era il più potente, praticamente lui aveva una sorta di marchio addosso, gli si era trovato, e questo gli dava dei poteri veramente grossi. E questo è bello, perché era una ti metteva di fronte al fatto che tu puoi avere anche i poteri di Superman, ma non è detto che siano utili per fare quello che devi fare. Esempio, lui su una storia bellissimo si trova a dover liberare gli ostaggi su una nave, ok? Questa nave ovviamente avevano messo degli esplosivi, la tenia sotto scacco con le armi e con gli esplosivi. Lui arriva fino alla nave in volo, lui potrebbe chiappare la nave e schiantarla dove vuole, cioè ha i poteri quasi più, anche più di Superman. Ma non sa che fa, perché allo primo terrorista che piglia, qui gli fa zumbare per aria la nave e fa li morti. Lui non può essere così veloce da levare tutti gli esplosivi e portarli via, vero, eccetera eccetera eccetera. Quindi fa un sacco di cavolate
in parte Zeor, molto in parte. E quindi ti fa vedere che, cioè, non è così, cioè, non è che se c'è i poteri è facile, anche perché lui c'ha i poteri, ma era un tizio che prima faceva l'architetto. Quindi non è che c'ha tattiche militari, addestramenti, forma mendis per essere un combattente, tra virgolette. C'ha un enorme potere, ma non così. Era molto interessante come visione della cosa. Una delle cose che fa lui, la prima cosa, si mette una maschera che gli copre tutta la faccia. Ok? Quindi mette tipo l'uomo ragno, no? Si mette una maschera che gli copre tutta la faccia. Torna a casa, 3 giorni dopo c'è la FBI a casa che gli dice: ciao, sei tu quello che gli dà la nave là? E qui dice: ma come? Senti, scusa, non è che se tu ti metti una calza mai sulla faccia non te conosciamo, eh? Innanzitutto c'hai un naso, perché io sono diventato un naso bello prolungato, c'hai un naso, c'hai la corporatura, c'hai, se vede, si capisce, noi abbiamo i mezzi per capirlo chi cazzo c'è, cioè un radar che ci ha detto dove arrivavi, cioè io non è che sono messo tanto a capire, qualche vicino ti sbicca ogni tanto che voli per aria, cioè, sai che è facile mantenere visto. È facile mantenere un'identità segreta, dai, non scherziamo, no? È il fumetto. Aperta e chiusa parentesi, uno dei grossi limiti e problemi che c'è la serie di Invincible è questa, che lui parte da casa, lui e il padre, volando, fa deliri quando atterra e quando decolla, le persone attorno a casa non se lo chiede, nel fumetto succede, nel fumetto dice devi stare attento quando esci da casa, eccetera, eccetera. Insomma. Vabbè, detto questo, capito? E era per dirvi che lo concetto l'identità segreta è un concetto abbastanza frusto, che si è stato via via sempre più abbandonato, è rimasto qualche vestigia sull'uomo ragno, ma anche l'uomo ragno ci avevano provato a toglierlo, eccetera eccetera eccetera. Ecco, scusa Simone, mi associo alla domanda di Zeor. Questo personaggio poi non è confluito nell'universo Marvel, in è sparito in parte, sì, okay. Lui probabilmente c'era stato addirittura un rilancio nell'ultime cicli. Dopo Secret Wars l'ultima, non lo so, mi sa, sì, poco c'è stato una sorta di reboot dell'universo, il personaggio è stato rebootato, okay. Dovrei averci degli spillati addirittura, li cerco, andate avanti, li cerco. No, tra altre cose ti racconto una cosa piuttosto curiosa del personaggio. Quando poi Jim Shooter fu cacciato dalla Marvel, che a un certo punto fu cacciato perché la dirigenza, innanzitutto lui si era alienato ogni simpatia da ogni autore della Marvel, non, benché avesse scoperti quasi tutti, lui alla fine lo odiavano tutti, e quello che lo odiava di più era John Byrne. Vero, cioè un odio proprio mortale con E che succede? Che quando Jim Shooter viene cacciato dalla Marvel, Byrne chiede di gestire la chiusura di questo universo, perché a un certo punto la Marvel dice: ok, chiudiamo sta cazzata, facciamo 700 d'estate degli X-Men e vaffanculo e facciamo i soldi, che stiamo a perdere tempo con questo stronzo, no? Che non vende un cazzo, cioè è più facile fa un sacco di estate degli X-Men che sta a tirare su un universo nuovo che deve decollare, deve diventare simpatico ai lettori e tutto, no? E praticamente che fa? John Byrne, che odiava Jim Shooter, fa per chiudere tutta la cosa, fa distruggere Pittsburgh a Star Brand, e Pittsburgh è la città di Jim Shooter. Cioè gli fa ammazzare tutta Pittsburgh. Ma che brutta cosa. No, no, è bellissima. A me queste cose mi fanno morire, perché è proprio bello. È bello, è bello di sapere. Innanzitutto gli fa una serie, un ciclo di storie che lui smonta tutto, lo fa diventare proprio un imbecille su suo personaggio. E poi come atto finale gli fa distruggere per sbaglio Pittsburgh. Quindi proprio della serie uscito di scena con proprio per pura vendetta, cioè per pura vendetta. Con disonore. Per pura vendetta. E che quindi, meraviglia. Niente, era giusto per darvi un po' un racconto di quanto può essere puerili gli autori anche famosi. E, vabbè, e che
A che eravamo, dove eravamo arrivati? Mi sono perso. Al teatro. Arrivo praticamente all'ennesima piazzata del gioco e c'è sta Harley Quinn. Harley Quinn, compare a teatro Harley Quinn che cerca di fare una rapina, perché ovviamente come tiri sui soldi? Rapini quelli che sta a teatro a vedere la cosa, che è la cosa più semplice del mondo, no? Certo. Ne nasce una sorta di sparatoria, un bordello assoluto, e per cui Batman e Catwoman intervengono. Catwoman si piglia diverse pallottole addosso e è un po' crepata da Harley Quinn, che sembra caruccetta, ma quando ci si mette che poi se tu ci pensi Harley Quinn è praticamente una psicoterapeuta psichiatra, psicoterapeuta che praticamente si mette a fare le mosse le garate, se uno ci pensa un po' te fa ridere, perché effettivamente come cazzo fa questa? Chi è l'ambarate? Va bene, però vabbè, fa parte del gioco, va bene, è così, non è un problema. Sì, è vero, Wolfbagger, è vero. Cioè, allora, Byrne, quando io lo abbia adorato sia come scrittore che disegnatore, e i Fantastici 4 di Byrne credo siano l'apice che lui più alto che abbia mai toccato nel mondo del fumetto, è caratterialmente un pezzo di merda, ma proprio un pezzo di merda. Sì, no, ma è una delle persone più astiose e stronzi quando ci si mette che il mondo del fumetto abbia mai visto, tanto che a un certo punto poi pure lui si è fatto terra bruciata, non che sia un talento assoluto. Cioè, non so se si è visto, per esempio, adesso sta un attimo deviamo ancora perché tanto ormai che lui si è rifatto gli X-Men come sarebbero continuati se l'avessi fatti lui. Bellissimi. Ovviamente la Marvel gli ha detto non li pubblicheremo mai, tutti i fan gli ha detto pubblicheteli, no, ci cioè, avevano provato, poi si è messo d'accordo perché ovviamente lui è stronzo ma è bellissimi, cioè lui ancora ha un talento della Madonna a fare la roba, solo che ha un carattere proprio veramente ragazzi, in Zebove è tutto. E quando si è scontrato con Shooter, che era un'altra merda umana, perché Shooter era una carogna, era un nazista proprio, e lì proprio se sei... vabbè, lì è due prime esatto, donne che si è scontrate praticamente. No, la cosa bella è che è stato grazie a Shooter che Byrne è stato scoperto sì se non era per Shooter Byrne non ce l'avrebbe mai lavorato. Fra, che te devo dire, nel senso, se uno ha fatto cucire, ha fatto cucire. Vabbè, detto questo, Harley Quinn sta il combattimento, e questo combattimento poi tragima fuori dal teatro e ci troviamo il Joker sulla scena di un crimine, nel senso, che è successo che Harley Quinn, tra le varie cose, ha rubato una collana che era di Tommy, molto molto cara al nostro amico Tommy Elliot. Che a me mi si ricorda sempre così, mi ricorda sempre Elliot. Senti. Vabbè, detto questo, e lui l'aveva inseguita sta cazzo di Harley Quinn, finché a un certo punto arriva fuori dal locale e si piglia una pallottola apparentemente sparata dal Joker. Sì, lui sente lo scoppio, se gli piglia trasale. Gli piglia malissimo. Ma gli piglia male perché? Perché prima ha visto i genitori morire, poi ha visto lui Robin a morire, e poi ha visto l'amico d'infanzia morire. L'amico ritrovato. Quindi capisci che Joker più amico ritrovato morto ai piedi di lui è come dire un po' te manna fuori di testa. E infatti qua c'è la parte figa. Sì. Esatto. Tanto poi ti farò una citazione quando poi perché questo Ash ispirerà poi il ritorno di Cappuccio Rosso e di uno dei personaggi che più secondo me è più divertenti dell'ultima DC, e praticamente quando si incontra Batman una delle prime volte con quel nuovo Cappuccio Rosso, Coso gli dice, la sua filosofia gli dice: guarda,
tu Batman quante volte l'hai combattuto al Joker? Infinite. Ecco, io se lo combatto una volta sola. Tra noi due quello che fa il lavoro vero sono io, non sei tu. Questa cosa che tu ogni volta lo metti in galera e poi scappa. E stavolta in effetti è così, nel senso, stavolta Batman sta lì per copparlo. Proprio... Batman si trasforma in Mario Brega al corso Vittorio Veneto. Arzate a cornuto, arzate. Sono le mucose. Nel frattempo ho trovato il rilancio di Starbrand, l'ultimo. Ah, ok. Io però non ho letto. Allora, attualmente l'ultima interpretazione di Starbrand è questa, quello in rosso. Ah, bambino. Sì, è un adolescente. Un adolescente. Ha cambiato completamente, perché adesso Kenneth Cullen era molto diverso. Era un meccanico, non mi ricordo che faceva il meccanico. Adesso non mi ricordo, l'ho letto una volta sola sta storia. Ma secondo che però lo Starbrand cambia proprietario, eh? Sì, questo veniva specificato, sì. Scusate l'interruzione. Praticamente mentre stava quasi per fare la pelle al Joker interviene Gordon che dice: oh calma, porca miseria, oh, e che faccio, ne devo portare due in galera, che facciamo? Gli dice una frase bellissima, sì, vero. Che lui è stato salvato proprio alla stessa maniera quando avrebbe voluto uccidere il Joker per quello che aveva fatto alla figlia. Esatto, perché e Batman lì dice: cazzo, allora sì, cioè, Gordon è infinitamente meglio di me. Proprio. Comunque non è che sia difficile essere umanamente meglio di Bruce Wayne. Cioè. Che Batman si è ammagagnato da sempre, che si sa. Cioè, la magagna dentro è... che poi un po' gliela risolve Morrison. Esatto. Però... un po' di lisergico e passa tutto dopo. Esatto. Detto questo, e vabbè, e però Batman comunque questa storia non gli riporta, che diceva. Allora si mette lì, ovviamente non dorme per quando era 53 ore 52 ore che stava sveglio, 52 ore, cioè, proprio sboronato, dice: non dormo, potrei dormire, non, nessuno glielo impedisce, perché tu voglio dire, che cazzo, sarebbe anche sano, che c'è cioè, anche più lucidità se non dormi, quindi se devi trovare delle... sì, allora Superman US Elite la vorrei fare un'altra fedeltà. Oddio. O un Venite Gialletti. Allora, ma una puntata su All Star Superman e Superman versus Elite. All Star Superman è la prossima uscita di questa serie qua, quindi se volete si può fare. Superman versus Elite, allora, le due, penso che raccoglieranno le due storie contro Elite, che è bellissimo. Vabbè. Oh caspita, ho capito qual è. Ok, ho capito. Ma Elite è praticamente la versione di Authority, però del DC Universe. Esatto. Che si scontra con Batman quando loro cercano di dire: guarda, tu sei il vecchio, noi siamo il nuovo. Era un po' un discorso che faceva l'autore per controbattere Warren Ellis, che stava cambiando completamente il paradigma del fumetto americano all'epoca. Con Authority, che se non avete letto leggetelo, chiunque visto. Authority Valetto. Authority Valetto. Guarda, ce l'ho qui, guarda. Ah, esatto, Authority Valetto. E mentre c'era Authority che usciva e che stava cambiando completamente il paradigma di come si pensavano i supereroi, di come si sarebbero pensati in futuro, l'autore di Superman, adesso non mi ricordo chi era, e fa una sorta di manifesto di intenti in cui crea un'elite, crea una sua authority, che la chiama Elite, che si scontra con Superman e gli dice: guarda, tu sei il vecchio, il nuovo modo di approcciarsi agli eventi e quello che ci abbiamo noi è più muscolare, più cazzuto, più eccoci, tu ci l'occhio. E a sto scontro dove Superman dimostrerà, ovviamente, che lo scrittore dimostrerà che Superman non è l'Ofio,
è che non vuole essere elite. Però non vi spoilerò niente, perché dopo questa è una cosa che secondo me adesso è interessantissima. È da leggere, oh. No, Superman vs. The Elite è un gioiellino veramente, eh? Cioè, ci hanno fatto pure un film a cartoni animati su Superman vs. The Elite, che è quasi pedisseguo all'opera originale. E infatti, a parte che non è conosciutissimo, ma tanti non gli dà due spicci, quando in realtà è un film molto godibilissimo, ovviamente edulcorato. Magari veramente lo prepariamo un'alta fedeltà, no? Esatto, proprio quello, Mattia. Però non trovo il fumetto. Il fumetto lo trovi molto probabilmente, lo sai dove? Su eBay. Cioè, sì, vabbè, questo lo facciamo calma, non è che è una cosetta sì, che... Sì, però una bella idea, un bello spunto. Sì. Vabbè, detto questo, Superman, il Batman che non dorme 50 ore, fa tutto il suo ragionamento e arriva alla conclusione che non è stato Joker a sparare al suo amichetto. Porca miseria. Joker in incendio. C'è qualcosa. Non torna, quale cose non tornano? Non sono come qua comincia lui, comincia a fiutare che chi ci sta dietro è veramente tanto intelligente. Esatto. Diciamo che è la fase in cui, senza darlo troppo a vedere al lettore, lui comincia già a incasellare i pezzi del puzzle. Bravo, cioè lui già è arrivato a delle conclusioni che noi non abbiamo. Poi c'è una cosa che non abbiamo sottolineato, che è una delle cose che alla fine, la prima volta che la lessi, alla fine mi fece dire però così non vale, è il modo di prendere in giro degli scrive alla fine della scena nella pioggia in cui Gordon lo ferma, no? Cioè lui sta per mazza gioca a Gordon, gli spara addirittura per cercare di fermarlo, dice Stefa. Finisce tutta sta scena e noi vediamo una persona che sta, vediamo Ash, quello che pensiamo sia Ash. Sì, tanto compare sto nemico. Ogni tanto noi vediamo sta persona con le pende, con l'impermeabile. E su sta tavola però vediamo una roba che è una, lui che ci piglia in giro, perché Ash le vende è la moneta dei due facce. Esatto. La moneta di Harvey. Esatto. Però questo è un depistaggio. Certo, ovvio. No, ma in generale è sempre tutto un depistaggio, Perché ogni volta ci fa capire una cosa, ma non è. Alla fine di quel capitolo, ammetto, io ci sono rimasto un po' male, perché ho detto tutto sto casino ha tirato su, ha montato e poi Harvey Dent. No, non... lo va a fanculo De Romanna, cioè trucaccia fuori. Sì. Anche oggi quando l'ho riletto, ho detto guarda due teste di cazzo. Cioè, è vero. Perché effettivamente sì. Perché alla fine non è che sia l'ultimo degli stronzi a scrivere, cioè non è... Ma sì, infatti. E infatti Harvey Dent puntualmente scappa, viene fuori, perché con la faccia completamente rifatta vuole tirare fuori il Joker, va a parlare col Joker. Ecco, pundicche, ricollegandomi a quello che avevamo detto a inizio puntata, cioè del fatto che Jim Lee qua si vede che stava a correre a disegnare, perché dopo sta storia si vede che ha tirato un po' via, si vede. A una prima occhiata tu senti a parlare di Luthor, te pare Luthor? Sì, vero. Perché? Perché lo disegna nella stessa identica maniera, quindi dici, porca miseria, ma bravo. Ad esempio c'è sta una scena dove Batman, come suo solito, in maniera molto silenziosa, va sulla torre dell'orologio dove c'è sta Oracolo, cioè Barbara Gordon, e compare all'improvviso. C'è sta il balloon che fa yikes, tipo per dire, no? Uh-huh. Oddio, ok? Barbara Gordon è così, di profilo. Cioè... È ventriloqua. Come... È capito? Vero, però. È un
Bode fa canare palle per certi versi, però per il resto vabbè, anche voglio dire, anche quando Bruce a fine volume si leva lo cappuccio con Clark di fianco, pare separati la nascita, solo che Clark è un po' più scapigliato perché sta costantemente in giro, quindi per forza delle cose, ma per il resto sì, ma ci sono, in questa storia ci sono 5 o 6 personaggi maschili che sono identici se non per un dettaglio, quello che ha il ciuffo bianco, quello che ha gli occhiali, quello che sì sì assolutamente. Allora, rispondendo a Gerlando 92, adesso Jim Lee come adesso è dal, credo dal 2016-2015 che è a capo della DC Comics, quindi è lui l'editor in chief della DC Comics e fa quel tipo di diciamo pubblicità, perché Jim Lee è uno di quei nomi che a livello internazionale, soprattutto negli States, può fare anche un segno con una matita su un muro e la vende. E ancora la vende. E la cosa assurda è che durante il primo lockdown lui ha fatto tutta questa serie di pin-up o dei ritratti dei super cattivi e comprimario e Batman, dove praticamente si è superato. Ha fatto delle cose allucinanti, d'una bellezza disarmante. Mo se le trovo le passo a Iari, così le mette lì. Ecco perché spesso e volentieri fa solo i primi capitoli per invogliare i lettori, perché comunque Jim Lee è garanzia, te vende sempre Jim Lee, solo che non c'è più tempo materiale per esatto. Allora, andando avanti, cosa succede? Andando avanti, praticamente lui che fa? A un certo punto si rende conto che ci sta un tizio che li guarda sempre, la cosa che è sempre presente, Darkman. Sì, una sorta di Darkman. Sì. Guarda, secondo me qualcosina, ti dirò. Ma le prove portano verso un'altra direzione, verso Ra's al Ghul. Lui trova delle tracce di pozzo di Lazzaro. Tracce di pozzo lì, di Lazzaro. Questa è un'altra di quelle sboronate alla proprio che dici. Ha un'attenta indagine con il microscopio delle tracce. Questa cenere può provenire solo dal pozzo di Lazzaro. Ma vaffanculo, va. Però lui ha detto: metti che non trova la cenere, metti io una spada nella tastiera del computer, gliela lascio. Gliela infilo. No, no, per dirti, no? Esatto. E che succede? Che lui incomincia a dire: ok, allora bisogna andare a arrecchiare Ra's al Ghul. Ma come lo trovi Ra's al Ghul? Lo devi far incazzare. Gli rabbisco la figlia. Che facciamo per far incazzare Ra's al Ghul? Qual è che gli rabbisco la figlia? Che tra le altre cose la figlia è pericolosissima, eh. Beh, non è che è la ragazza, la donna è... Cioè, la figlia è una che rulla cartone dalla mattina alla sera, eh. Tali al Ghul gli estrofini i coglioni. Menava regolarmente Batman ogni 3x2. Detto questo, però, Ra's al Ghul, che è molto più saggio di Batman, non si incazza subito. Gli pianta la spada, gli bocca dentro la Batcaverna, gli pianta la spada sul computer e dici: non mi devi cagare il cazzo, per favore. E gli lascia anche un numero di telefono, ore pasti. Vedi, quindi telefoni. Sì, praticamente. Okay. Batman no, insiste ancora, al che Ra's al Ghul sbrocca, si incontrano e ovviamente l'unico modo con cui c'è da discorrere con Ra's al Ghul, se vuoi delle informazioni, faccia spadate. Sì. Non c'è modo. Non è che ti puoi mettere a sedere, fai un è il suo modo di darti il benvenuto, cioè ti convinca, no? Una spada nelle costole e via ammazzarsi ta ta ta. Batman, che ovviamente eccelle in ogni arte, trapassa Ra's al Ghul, che era tipo 4.000 anni che si allenava con le spade, però perde lo stesso, però che l'altra parte non si... E Batman dice: non va la grossa, ho trapassato parte a parte, ma potete fare su una pozza di Lazzaro, figurate, però dimmi quello che mi devi dire. E gli si dice: minchia, porco zio, le pozze di Lazzaro non sono finite, l'ultima addirittura uno ci ha boccato, me l'ha usata. Ma pure i peli ci ha lasciato un casino, guarda, però poi è uno schifo, non si può usare più quella puttana, butta via, guarda come l'ha lasciata. Io non apro più bed and breakfast, mi invitami a mai più, guarda, ma che miseria.
E Batman un po' ci rimane male, dice: non so io, minchia, non sono io quello che ti sta cosa, perché se ero io eri morto, ok? E gli dice: effettivamente, però, e anche intanto mette un altro pezzo, perché dice: e comunque per l'ennesima volta buco nell'acqua. E gli dice: e invece stai sveglio 56 ore, dormi, che ti riposi, ragioniamo meglio. Esatto. Ok? Dato che ci stai. Ennesimo attacco di un altro criminale, che stavolta era, mi pare, l'enigmista. L'enigmista, allora, l'enigmista dopo. Sì, 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 dopo. No, no, l'enigmista, sì, sì. È lui che però l'enigmista qua si comporta. No, aspetta, fermi. L'enigmista è prima di Ra's al Ghul, perché le tracce della pozza di Lazzaro, sì, le trova dentro al van dove, allora, era, lì, no, quella è la prima apparizione dell'enigmista, però. No, aspetta, la seconda apparizione dell'enigmista è la soluzione finale, esatto. Aspetta, esatto. Buono, un attimo, che se no ci fumiamo tutto. Due secondi. Allora Batman, mentre sta a comodare il computer, sta a mettere la vendola 9 perché gli aveva fatto un magello, scopre che c'era attaccato qualcosa sul suo computer. E che? Che a me quando l'ho letto mi ha fatto paccare da ridere. Ed è una valvola. Ti dico, porco zio, cioè, di computer, come te, cioè. Vabbè, ma c'ha lo computer al plutonio, pure tu, sì, che pretendi, ma io dico. È valvolare come l'amplificatore, dai, quelli, sì, delle, cioè, Fender. Ma l'ENIAC, cioè, voglio che vai a furare ancora, porca miseria. Senti Simone, questo mi sa che non era lo stesso computer che c'è via quelli dove lavoravi tu dallo scappà. No, mi sa, no, che non, no, mi sa che non era, mi sa che non era quelli. E giustamente lui risale, lui fatto, dice: chi è che tocca il computer qua? Chi è quel mona? Coso Alfred, che ogni tanto è solidario, ma c'è il tecnico, perché loro ovviamente Batman c'è il tecnico, che quando gli si inghiola Windows, chi chiami? Chiami il tecnico. Io di solito chiamo o Iari o Yommi, uno dei due, che mi risolve la situazione. Chiama un ex criminale che aveva redento e che gli dava una mano a spicciare un po' i problemi. Muto. Eh? Un ex criminale muto. 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 Che è un dettaglio che mi ha sempre fatto pensare a Zorro. Zorro. Esatto, bravo. Il servo muto di Zorro. Esatto, esatto. Servo, prima di diventare amico e collaboratore di Batman, era un collaboratore della malavita di del Gotham. Pinguino. Giocato dal pinguino, esatto, da Cobblepot, quindi. Un grandissimo talento per l'elettronica, infatti mette le valvole. Vuoi mettere due valvole dentro? Quella delle valvole è veramente triste. E comunque, aspetta, aperto e chiuso parentesi, quando sta a raccomodare il computer. Allora, lui sotto e sopra c'è sta Catwoman. Io ho detto, ecco, è l'inizio del porno. Mi sono sentito la musica del Pornhub. Esatto, parte tutto. E no, invece, niente. Catwoman durante tutta la... sul fumetto si lamenterà molto spesso che zeguaia. Vero. Anche con Talia. Che Talia dice... Talia gli fa la cagnera. Talia che voglio dire, ci ha fatto un video con Batman, ma ancora non lo sapeva all'epoca. No, però per dirti, è una che ci è arrivata al a Batman. Provarlo. Esatto, a provarlo, via. E la Snase dice: qua la due siete fatto che co? E quella ha detto: magari, porco zio, questo è duro come la pizza, perché mi sa è proprio scemo, non è che ci arriva proprio. È degoccio. E se lamenterà anche dopo, se lamenta diverse volte lo dice sta cosa, che o Batman non si guaia, anche se lei la situazione l'aveva creata due o tre volte, diciamo chiaramente.
Sì, però sempre in ambiti lavorativi, diciamo, nel senso Oh, non... dov'è, Tesoro, capito? Non è che puoi fare, voglio dire, Gotham è una città piena di cristiani che si fa i cazzi loro. Se ti non è che... Poi lui... metti a opera sopra un detto, qualcuno prima o poi ti sgama, dov'è? Quindi... Lui rispetta la divisa comunque. Sì, no, infatti è un carabiniere fatto e finito, non è che... Comunque, in questa edizione dicono che ci ha trovato un relè elettronico. Relè elettronico, porco zio. Sì, beh, No, secondo no, ma me... anche nell'edizione del magazine il relè Ah, elettronico, ok. No, male. Cioè, relè elettronico, cioè... Che comunque sono ancora vecchio perché parliamo comunque del 2005, Allora, mio quindi. padre, che faceva il tecnico della Rank Xerox negli anni 70 e 80, già l'aveva quasi abbandonato il relè. Vabbè, lui lavorava a livelli di sperimentazione, però relè è roba da veramente, cioè, Quindi parlare di... Simo, vuoi dire che Pardito era uno dei capo ingegneri del coatto cibernetico sintetico? Sarebbe bellissimo. Però è uno dei primi che ha visto il mouse immagino. e ha visto il primo computer che si chiamava Alto, primo PC Alto, c'è lo schermo al rovescio, dritto, Dritto. perché l'abbiamo inventato la Rank Xerox. Quindi ha visto delle cose che e mi ha riportato delle cose che molto avanti con i tempi rispetto Io mi immagino i colleghi di parte tu che fa come Homer con il computer quando compra un computer. Ok, computer, piglia il mouse e fa uccidi Flan. No, allora no, ti spiego, guarda, lo stagione di mio padre mi compra il 64. Sì, Wow, Madonna. Madonna. io proprio, cioè, voglio dire, uno dei primi frighi Io che ce avrei l'ho ceduto avuto. no? Allora lo mettiamo su, lo attacchiamo tutto quanto. Mette sta Porco. cassetta. Beh, giorno dopo viene a casa, piglia il computer, va in Ancona, la sede della cosa della Transerx, ci viene in Ancona, laboratorio ci viene in Ancona, viene con il computer innanzitutto con floppy disk Caspita. modificato perché pigli più veloce, più con tutte modifiche dentro il computer, con tutti gli tasti di funzione che già aveva, lo ha delle cose già messe automatiche, e Madonna, che cazzo faceva fantascienza, perché porca mia. si era rotto il cazzo, cioè non potevi, cioè, non può essere, cioè, non... Che è sta roba? Gli avrà sostituito il relè elettronico Il sicuramente. relè elettronico. Sicuro, sicuro, sicuro. Stava tutto lì il problema. Vabbè, detto questo, per dirti proprio com'era il suo rapporto con l'elettronica, com'era. E niente, e che dicevamo? Ah, e niente, Razzicul l'ha cosato, l'ha fatto ingazzare, e lui scopre che dove stavamo, che non mi ricordo più, Allora, da dove lì loro torna e nella Batcaverna, proprio nella scena in cui ci sta lei, l'inizio del film porno, insomma, no? Lei sopra, lui sotto, che gli sta a Robin. aggiustare i tubi nel lavandino per cercare il relè elettronico di cui sopra, arriva Tim Drake che fa quella sfuriata finta. Pinta. Finta. Che io tutte le volte me la scordo sta sfuriata e tutte Sì, le pure volte è una bellissima scena questa, è una io. Tutte le bellissima volte me scena, lo star vedendo, è è fantastico. proprio Io una so scena da tutto. Batman Sì, fondamentalmente, cioè è la lui scena da ha Batman. pensato a tutto per rendere più naturale possibile la reazione di Selina. Perciò Tim Drake che arriva, la provoca, la lite e tutto Però quanto, poi aspetta, bisogna dire una cosa, perché fino a quel momento nel fumetto Batman dice una cosa, dice io di Selina mi fido, mi fiderò, eccetera, eccetera, però arriva a questo punto dove dice magari è meglio fidarsi fino a una certa. E fa sta scenetta con Tim, capito? esatto. Ma semplicemente perché giustamente Vatton è uno che prevede, Paranoico. Sì, è paranoico, certo. quando tu assessi. E quindi che succede? Che Selina si è
si piglia una moto e se ne va. Si picca e, fa, e va via. Si picca e va via, si offende mortalmente. Perché gli dice non noti niente diverso. Lui non nota niente diverso. Lei si offende. Siete tutti uguali, tutti stronzi. Uguali, Selina. C'è un problema. No, non è niente. E poi via. E poi va via. Dopo questa vendata del maschilismo, andiamo avanti. Vai. Da qui ci dissociamo. Sempre. No, al che arriva a un certo punto dove Selina, appunto, peschiarisse di lei, piglia una moto a cazzo di Batman e va via. È intercettata per l'ennesima volta dalla cacciatrice. Cioè, questa della serie, che cazzo ho? Perché sta cacciatrice, ok, che ha salvato Batman quando è cascato da mille mila piani, ma io tutte le volte che la leggo dico, guarda tu la madonna, sta rombi coglioni. No, vabbè, è bello perché arriva Selina moto, la cacciatrice che comincia da dietro. Ehi, il verde si è ossidato, quantunque la pentola bolle. Perché sta delirando completamente, non totalmente si sa quello fuori. Che dice, fa discorsi sconnessi, non già né capo né coda. È tipo quando uno c'ha un'ischemia, tipo una nota del genere. Esatto, è bruttissimo da lì, però è esatto. Bruttissimo da lì, ma che rido, sono una persona orribile. ragazzi, è così. C'è così, una colluttazione. Sganassoni a destra, a sinistra e in tutte le direzioni. Colluttazione con una peculiarità, ovvero il fatto che è carina la tavola perché è fatta in modo da fatte capire che c'è qualcosa che non va. Cioè, tavola a sei vignette, quindi a tre strisce, dove praticamente vediamo Selina e la cacciatrice che combattono, Selina e la cacciatrice che combattono, ma Selina diventa un'altra cacciatrice, vestita in maniera differente. Quindi tu fai, e così ripetuta per altre due volte, tu fai, ok, d'accordo, cosa sta succedendo, e dopo una pagina e mezza scopri che de mezzo c'è sta pure un altro personaggio, ovvero lo spaventapasseri, Jonathan Crane, e Batman arriva là e gli dice, spese lì, succede un macello, cosa succede, perché mi si seguito, eccetera, eccetera, cosa poi tra l'altro che lei gli dice perché mi si seguito, e che fai non defini di me, ma Batman non gli dà risposta, è Selina che capisce il fatto che Batman si sia comportato così, lui non gli dice niente. Sì, è vero, lui no, lui glissa, lui glissa con stile, e lì Selina arriva a una, secondo me, una consapevolezza di una cosa fondamentale, esatto, che con sarà il futuro, sarà, segnerà sempre la sua cosa. La sua considerazione su Bruce Wayne, che nel momento in cui si sposano Bruce mette look up sulla carta di credito, sicuro, magari alto, ma glielo mette sicuro. No, ma è vero. Tra l'altro, in questo momento qua che stiamo raccontando succede, o meglio viene detta una cosa che è l'unica, così alla prima lettura, perché io l'ho appena letto, è l'unica cosa alla quale non sono riuscito ancora a trovare un nesso, una cosa. Ovvero, arriviamo al punto in cui lui quindi si scontra con lo spaventapasseri. Lo spaventapasseri non riesce ad avere influsso su di lui. E gli dice, evidentemente sei già controllato da qualcun altro. Vero? Io questa cosa qui non sono arrivato in fondo senza infatti non c'è una spiegazione, secondo me non io uguale. No, beh, la spiegazione ci sta sul finale dentro la Batcaverna quando Clark gli fa lo scanner alla testa. Ok, però secondo me cosa, quello però lì viene quello. Detto che grazie a quella cosa lì lui riusciva sempre a sapere dove si trovasse, un tracciatore, forse allora è dei messaggi subliminali. No, in effetti cioè, è un po' allora è un po' tirato per le orecchie, anzi forse è proprio tanto tirato per le orecchie, tanto. Ma anche perché poi arrivati a quel punto, a un certo punto succede che Ash finalmente si manifesta, sì, e...
12 numeri. Dopo 12, dopo 10 numeri si manifesta e altri non è che il redivivo Jason Todd. E tu dici, fai. Ovvero il secondo Robin morto per via di una... di un concorso indetto dalla DC, volete fa morire questo Robin oppure no? Morto il suo Barabba, che... esatto, morto male, è uno dei personaggi che muore più male, male, esatto, male. Perché tanto all'epoca doveva farlo morire e doveva era dare antipatico. Era antipatico, bravo. Perché non era né bravo tanto come Robin né equilibrato come Tim Drake, ma, o ad esempio, ma perché era proprio un ragazzo borderline, era un personaggio proprio borderline. A me se non mi ricordo, ora te poteva finire bene, non so se mi ricordo male, ma lui lo incontrava, cioè Bruce lo incontrava mentre cercava di fargli le ruote della macchina. Gliel'ha rubate. Tant'è vero che nei dettagli lui ricostruisce la scena del loro incontro. Esatto. E alla fine scoppiare la ruota della Batmobile nello stesso punto sotto la pioggia. All'inizio Bruce ci cade con sto trucco, con tutte le scarpe, quel nanosecondo, diciamo, ci casca, perché effettivamente vedi Jason Todd redivivo, però giustamente c'era anche un motivo per cui era redivivo. Esatto. Lazzaro. Esatto. Esattamente. Era vero, quindi Ra's al Ghul ci aveva ragione a stare ingazzato. Ma il problema qual è però? Il problema è che praticamente non è Jason Todd. È faccia d'argilla, cioè è Clayface, quindi tu dici, ma è bello anche il ragionamento che fa Batman, dice non si chiama mai per nome, non mi chiama a me mai per nome. Esatto. E non, soprattutto non l'avrebbe chiamato Batman, l'avrebbe chiamato. Esatto. È invecchiato. E poi ha detto, come fa a invecchiare? Fammi capire, scusa, che tu un morto lo metti dentro la fossa di Lazzaro, in teoria scappa fuori con la stessa età con cui è morto. Teoria vuole, pratica vuole, e qua scappa invecchiato, non me sta bene. Quindi giustamente alla fine si scopre, e poi ovviamente Clayface si disperde nell'eterità della situazione, perché è tutto bagnato, tutto fango, quindi fa tipo l'uomo assorbente su una storia di Spider-Man poi dello stesso periodo del 2005, quando Lo sabbia. No, l'uomo assorbente è una storia dove la sabbia è assorbente. Sì, no, è quello che quando tocca i materiali si trasforma. Lo ali, so, Masso. Vabbè, che ne so. No, vedo lo Simone so Cucu, che è l'uomo assorbente. Credo e soprattutto anch'io, basta battute sull'uomo assorbente. Vabbè, povero comunque. Uomo assorbente. L'uomo assorbente, che in italiano ahimè c'ha un nome de merda. Hashtag free uomo assorbente. Esatto. Sulla storia dell'uomo ragno, lui, l'uomo ragno, cerca di fargli toccare le cose più improbabili per sconfiggerlo. Alla fine tocca, con lo scontro entra in una palazzina diroccata dove c'è sta un gruppo di eroinomani, cocainomani, dove sta a spacciare la droga e tocca la cocaina, mi dissocio, dove tocca questa droga, mi dissocio, e praticamente si trasforma in una montagna infinita di cocaina che viene poi rilasciata su tutta New York e nelle falde del Cuivre. È tutto bellissimo. È meraviglioso. La finaccia, sì. Sì, più o meno. E quindi alla fine Bruce è sempre più confuso. Si chiede giustamente, ma che cazzo sta succedendo qui? E qua comincia sempre di più a essere palese che tutta questa storia è una grossa seduta di psicanalisi per Bruce. Esatto. E alla fine arriviamo al finale, Simo. Arriviamo al finale vero e proprio. Chi era invece che stava dietro a tutto? Ovviamente era il suo amico Thomas Elliot. Chi poteva essere? Pazzesco. Che non era morto, in verità quello che era stato sparato era Clayface, che dice ovviamente Clayface non soffre se gli spari perché può spostare gli organi, è abbastanza facile evitare. È un tipo fluido, è un po' liquido come essere, per cui dice sono fatto sembrare che ero morto perché mi stai sul culo.
Questa cosa è allora questo groupe de théâtre è della storia tremendamente realistica, è tremendamente realistico. Parliamoci chiaro, tu cazzo di Elliot ha speso un medaglio del patrimonio per ingaggiare tutti i supercriminali di Gotham perché per cercare di ammazzare Batman Bruce perché per stai sul culo perché no perché per colpa del padre sì. Lui ha dovuto vivere con la madre per colpa per del anni. Padre di Bruce lui ha dovuto vivere con la madre quando lui invece aveva architettato già da bambino la morte dei genitori tu ci ingassato ci hai fatto la bella vita io sono stato con la, relegato con la cameretta alla casa la PlayStation sono dovuto pure penare nonostante mamma già risale ecco, pure... questa pure la sospensione dell'incredulità qui bisogna qua vagilla che... sì perché fin dando che si tratta del codice Morse del Batman in coma quello lo posso accettare perché è Batman ma che questo fin da piccolo architetto io anche la prima volta che la lessi un mezzo vaffanculo a bocca stretta mi è scappato perché quando sono letto la tavola no tu non ci vedi i genitori e quindi ci vedi tutti i soldi e stu mondo eccetera eccetera ho detto ma che cazzo ma... stai a dire cioè, Jeff ma che mi vuoi dire è forzato è un po' forzato sì. Però non finisce qui perché no, dopo... perché è una di quelle storie che finisce due o tre volte di fila. Finisce tre volte. Finisce la fine vera con Elliot è questa, cioè che una volta arrivati sul posto, Jim Gordon e l'ormai redivivo, rimaneggiato e buono due facce, quindi Harvey Dent. Buono. Virgola, una pezza sì. Cioè, comunque i metodi non è più quelli ortodossi, eh? Sì, esatto. Spara praticamente ad Ash, ad Elliot. Elliot cade in acqua. Bruce prova a seguirlo, ma ovviamente perso nell'etere. Tra l'altro, qua c'è un gioco nella sceneggiatura che mi è piaciuto molto. Perché lui va a casa dell'ispettore dicendogli guarda che la tua pistola è stata utilizzata per sparare a Thomas Elliot. Allora lo porta con sé sulla scena e nel momento in cui spara a Thomas Elliot gli dice tieni questa è la tua pistola, come ti avevo detto è stata utilizzata per sparare. Grande, ma infatti è bellissimo. Forse è la cosa che mi è piaciuta più di tutti una volta arrivati alla conclusione. Minchia. Che un po', mi ricordo, non so se avete visto mai... Un nemico in casa? No. Che è la storia praticamente di una donna che c'ha praticamente un ex che la stalkera. Ok. E praticamente per tutto lo film lei è una sorta di vittima, finché a un certo punto alla fine prende coscienza e la scena finale è che loro si trova su un corridoio, lui armato di coltello. Ma è quello con Jennifer Lopez? Non credo, no. Perché c'è stato un film con Jennifer Lopez che è molto simile. Questo armato di coltello, lei che lo guarda, tu dici, te la fa fuori perché ormai è finita, non scappa più. Lei invece la prima cosa che fa, piglia il telefono. Pronto, polizia? Dovete venire subito perché c'è stato un omicidio. Chiude il coltello, tira fuori la pistola, bam, 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 bam! E lui coppa e finisce il film. Ottimo. E mi ricordo Minority Report. No, praticamente. E poi niente, ci sta il secondo finale che è quello dove Bruce parla con Clark, gli spiega tutta quanta la situazione e dice fra qua c'è stato questo e a me non mi sta molto bene, però grazie mille dell'aiuto e soprattutto come gesto finale vedi se effettivamente io c'ho qualcosa. E qui assistiamo forse all'ultima mega sboronata di Jeff Loeb a livello segnalatore batmaniano. Alla base del cranio, segnalatore alla base del cranio come la Suicide Squad a Pundicche quando lui va a interrogare Killer Croc nel secondo capitolo o terzo capitolo ci sta pure Amanda Waller e te fa capire che con Amanda Waller ci sta una collaborazione di scontro incontro costante.
perché Amanda Waller compare per una tavola e mezza, sì, e te fa capire tutto in una tavola, no, e mezza. Bello, è tutto il fatto che lui debba usare lo stato, ma non si fida, perché lui è un, esatto, è un anarchico totale, perché Batman è anarchico, sì, sì. Non gli piace, sì, bello. E assistiamo alla sboronata, quella del microchip, la base del cervello, dove gli dice sups, clac, brucialo, fai un po' di sedazione, e gli si risponde che soprocio, fammi capire, dai. Dissocio, mi so. assolutamente. Però è un po' che gli fa. È reazionario. No, nel senso che lui proprio dice: no, senza sedazione, via, dai, leva. E te lo fa capire con una vignetta sola, dove c'è sta lui che gli trema un attimo la mano. Gli trema un po' la mano. Tra l'altro, nella scena dove lui va a parlare con Killer Croc, è successa una cosa che è quella che io ho trovato più involontariamente divertente del volume, ovvero che Killer Croc sponda il vetro. Dopodiché sponda una parete, casualmente lui dov'è? Di fianco alle fogne, dove c'è Killer Croc, c'è sempre la fogna con la grata. Ma di perché metallo. No, che lui sa, perché lo percepisce la fogna, dai, lui già ha il senso della fogna, è tipo dopo il Spider-Man, senso di ragno, il senso, cioè, della il senso della fogna, la prossimità delle fogne, ciò sa quale parete deve sfondare, esatto, lo sa. Poi, prima terzo finale, riappacificazione con la cacciatrice Catwoman, dove finalmente fanno, tra mille virgolette, amicizia, risolvono le loro divergenze fino a un certo punto, e ultimo finale dove si scopre che Bruce fondamentalmente c'ha molta più paura di aprirsi totalmente alla donna che ama, che combatte tutti i nemici di Gotham praticamente, sulla collina. E questo finale qui ritroviamo, forse in maniera molto più pop, molto più commerciale, senza dubbio, ritroviamo il Jeff Loeb il lungo Halloween e tutta quella sequela delle storie che fece tra gli anni 90 e 80. Quindi, finale. Lì ci mette proprio la pennellata perfetta e dice: puoi essere Batman quando ti pare, ma se continui a essere Batman rimarrai effettivamente da solo. Esatto. Quindi, perché fondamentalmente lui capisce di averci comunque un network di persone, sì, soprattutto un network di relazioni. Esatto. Legami. Come gli dice la stessa Selina, esatto, durante la storia, gli dice: legami, tu hai molti più legami di quelli che dici di avere, esatto. Ed è vero, e questa no, cosa lei Morris non dice solo questo, chiude la frase: tu hai molti più legami di quelli che pensi di avere, e io non ci voglio stare in mezzo, esatto. Sottolinea, e io non voglio cazzi. Lei lo dice in due balloon, perché dice legami, e poi nella vignetta legami, e io subito avevo letto legami, e allora una piega, ma davvero avevo letto legami. Vabbè, ma dopo la scena del relè elettronico effettivamente ci poteva stare, mo non vorrei dire, ma... però a parte questo, tiriamo le somme finali, non so tu Mattia a sto punto. Ma a me vabbè, questa cosa dei tre finali effettivamente ha colpito ed è piaciuta, in particolare poi le due maxi pagine con l'enigmista che poi spiega effettivamente il fatto che è stato lui fondamentalmente a tirare le fila di tutto, eccetera. E mi è piaciuta un sacco anche una battutina che c'è lì in mezzo, perché prima Simone diceva: questo ha speso metà del suo capitale per assoldare tutta sta gente, ed è fantastico che lui gli chiede: scusa, ma Joker come l'hai convinto? E lui dice: no, inizialmente non voleva, poi tutta questa gag di Robin che torna lo divertiva. Non solo sta fuori, Jason Todd l'ha ammazzato il Joker. Esatto. Sì, no, l'idea che lo triggeri a Batman, io mi piace. No, la cosa che mi fa ridere è che Enigma a Batman gli dice: perché io lo so chi sei tu, Bruce. Bruce lo guarda ingagnesco in penombra, gli fa: fra. Allora, piano un momento,
tu vuoi minacciare me dopo le cazzate che si è fatto con lo bozzo di Lazzaro? Che se poco poco apri bocca sul fatto di chi so io, te scateno raso il gullo, sei un uomo morto. guarda, Finito. che a me la spada me l'ha piantata sul computer, a te non te la può Esatto. piantare. Non è il caso, non è il caso. No, diciamo che gli altri tre finali sono per assurdo migliori del primo finale risolutivo con Ash. Ecco, Sì. appunto. Diciamo che questo qua, diciamo che tutto questo carrozzone che è stato messo su, che non è male, non No. è un capolavoro, io non lo metterei No, tra. nemmeno. No, però è una storia piacevole da leggere, perché comunque sta perfettamente in piedi, non già cadute di stile brutte, non, cioè non ci sta storture su una storia del genere. Diciamo che il giallo in sé, il mistero, il piano è ben congeniato, cioè non è una cosa messa lì così. Però ecco, non è sia sì, un gran capolavoro, ma è stato seminale per un sacco di roba, perché poi Ash tornerà, Jason Todd uguale. Jason Todd, esatto. Cioè, dopo, Jason Todd tornerà in bomba magna. In bomba magna, prima come, cioè, ah no, è ancora Cappuccio Sì, Rosso? sì, sì. Ah, Ah, ok. ok. No, perché cambia il costume ogni 3x2, quindi E non. Cioè. anzi, ti dirò di più, attualmente in DC, questo ringrazio tantissimo anche Anni Comics di Fabrizio Bam Nocerino, che è fantastico da questo punto di vista. Credo un mesetto fa ha postato la notizia della storia, praticamente della serie in solitaria di Cappuccio Rosso, dove c'è sta un particolare stralcio della storia dove lui si leva perché deve salvare un bambino dalle grinfie della malavita. E questo bambino ha un percorso molto simile a quello che ci ha avuto lui a livello di criminalità, di mini criminalità, ok? Allora gli dice: beh, tu aspettami qua, sii il mio collaboratore, gli dà il cappuccio, gli dà la maschera. Tu fermati qua, fammi da collaboratore, io vado là dentro, risolvo la situazione e poi ti ritorno spia. Fa quello che lui avrebbe voluto che Batman avesse fatto. Ed è effettivamente una serie di tavole che, se tu conosci la storia del personaggio, un minimo ti smuove, cioè è notevole come cosa. E infatti lo stesso Fabrizio, che è appassionato di DC, Marvel, eccetera, eccetera, ha detto che assieme alla serie su Nightwing è attualmente la serie migliore del Batman Universe, per così dire. Perché È un questo personaggio che ti permette di fare un sacco di cose perché c'ha pochi sì, freni. esatto. E niente, no, la mia considerazione è sempre quella, cioè il fatto che, come ha detto Simone, è seminale per tante cose, ma soprattutto per via del fatto che ci presenta un Batman che fino ad allora non c'è stato. Cioè, è il giusto compromesso tra il Batman di Morrison e il Batman che poi vediamo in Snyder nella corte dei gufi e nel successivo corte dei gufi. Di mezzo non ci metto il Batman di Tom King, perché Tom King, ahimè, ha avuto una gestione del personaggio molto travagliata e non proprio splendida, nel Però senso che. cioè, lui comunque sviluppa la relazione Costellina Sì, infatti l'unica cosa che funziona è proprio quella, cioè Tom e già qui è King. presente. Sì, no, Tom King, l'unica cosa che veramente funziona della run di Tom King è la struttura interpersonale che Bruce ha, non solo con Selina, di cui poi diventerà moglie, collaboratrice, eccetera, eccetera, ma anche ad esempio con Clark e Lois. C'è sta una storia bellissima che fa parte della run, che è autoconclusiva, che però ti fa capire questa cosa qua, e che forse è la storia più bella di tutta la run di King, secondo me, ovvero loro devono passare la serata di Halloween, se non erro, insieme. Quindi c'è sta Bruce che si veste da Superman e Superman che si veste da Bruce e Selina che si veste da, se non erro, Supergirl o da addirittura Lois Lane stessa, e Lois Lane da Catwoman. E va in giro assieme e c'è sta questa storia che praticamente è narrata su due livelli, cioè sul fatto che Batman e Selina
per incontrarsi al punto X a Metropolis, se non erro, a Metropolis, entrano dal tetto e dalla cosa dell'ascensore, scardinando qualsiasi cosa. Invece Lois e Clark giustamente volenne. È bello che si trova a metà strada e praticamente c'è sta scena fantastica dove c'è sta Selina e Lois che si saluta da dietro le schiene dei propri consorti e fa comunque piacere Lois, gli fa, si stringe la mano, tipo, se conosco... Ed è... Lui, ecco, il punto forte, diciamo, di Tom King della run di Batman è stato questo. Cosa che, ad esempio... Morrison ci è riuscito, ma solo con i personaggi principali e non de contorno. Ma va bene così, perché la run di Morrison è un capolavoro. Io non voglio sentir cazzi. No, basta. È giusto, è giusto. Basta. E io ribadisco e concordo con quanto ha detto, non mi ricordo se da Simone o da Maso all'inizio della live, che comunque questo è secondo me un ottimo punto di partenza per chi vuole iniziare a leggere Batman. Sì, per in realtà sì, ti dà l'insalinatura sulle origini del personaggio, perché comunque te la dà. È ricchissimo, presenta... il flashback sui vari personaggi che vengono presentati. Poi grazie a tutti i suoi pensieri e tutte le didascalie sui suoi pensieri, comunque tutti i personaggi che entrano in scena lui in qualche modo te li presenta, ti dice chi sono, cosa hanno fatto, da dove vengono. Secondo me anche da quel punto di vista è validissimo. Assolutamente. Ottimo, è un ottimo volume per apprezzare Batman se non lo conosci, questo è vero. Esatto. E comunque se parla tanto di famiglia su sto volume, tanto di famiglia. Abbastanza. Se uno volesse guardarla da un punto di vista metaforico, se parla della famiglia e del fatto che il capo famiglia c'ha grossi problemi a relazionarsi con tutti i resti. C'è grossa crisi. Perché Batman c'è la moglie abruzzese che gli fa tutto fritto. Lo sai, la bambina per questa, quello è alle 7:15 e ha vomitato tutto il gelato con l'oliva scolane. Mi moglie frigge tutto. No, quella era un'altra persona. Lo so, lo so. Come stai, Sere? Tutto a posto, Sere? Vabbè, dalla messa che io vado a dormire, dai. Sì. Buona, ragazzi, come dire, grazie mille a tutti, grazie a Simo, grazie a Iari, soprattutto grazie a Mattia che ci grazie a voi. Delizia a voi, della grazie sua... a tutti coloro che sono stati collegati con noi ad ascoltarci. Esatto. Seguite Momos Warp su YouTube e Instagram, soprattutto, e... condividete il verbo del lungo, il corto e l'arrabbiato, soprattutto tramite i nostri canali social, quali quelli di Facebook, il lungo, il corto e l'arrabbiato, Instagram, lungo, _, corto, _, arrabbiato, il canale Discord, vai Iari, ricondividi perché... Sì, lo ricondivido, già c'è, se scorrete la chat in alto lo trovate, ma lo ritrovate anche qui. Esatto, e poi... Server Discord per discutere di quel che volete riguardo il fumetto e anche no, perché no? E anche no, esatto. E soprattutto andate sul nostro canale YouTube perché abbiamo rifatto tutta la grafica e adesso è ancora più bello che prima. E facile da consultare. È anche più facile da consultare. L'obiettivo è stato raggiunto: cercare di farvi capire quali. Bravo Maso! No, vabbè, non mi piace autocelebrarmi. Infatti, ero io che ti celebravo. Con tutte le miniature nuove dei video. A me piace autocelebrarmi. Bravo Iari! Bravo Iari! Bravo Iari! No, vabbè, ma quello l'abbiamo fatto perché effettivamente se uno va sul canale almeno sa tutto, quale video clicca. Tutto bello, che è comodo. Tutto sistemato, esatto. Molto bellino. Buona, quindi grazie mille a tutti ragazzi e ci vediamo la settimana prossima a questo punto o con Sandman oppure... Sì, andiamo... sì dai, andiamo... salvo improvvisate Sandman, dai. Cerchiamo di portare... Anche perché è ancora lunga la questione. Sì, cerchiamo di portare dentro Lara, se sarà dei nostri. Vuole. Perché no? Magari, se vuole la contattiamo. Sì, dai. Dai, allora. E detto questo, diamo la buonanotte. Buonanotte, fricacci. Alla prossima settimana. Alla prossima.